Siamo pronti, prontissimi, questa sera, belli radunati, tutti ordinati, precisi, un martedì sera che non è così uguale agli altri. Ben arrivati a quelli che vedo già collegati, Bruno Bartoloni Guaranà, con tanto di pallone brasileiro a suo fianco. Mio figlio dietro le spalle, mio figlio illegittimo. Ah pure, poi ci racconterai le vicende. Mauro Cesarone, già schierato, ieri sera si è innamorato della Io Resto in Chat e non vuole farne a meno. Sì, sì, siamo sempre operativi. Buonasera a tutti. Buonasera, Ricky Clinco, che ha girovagato in auto per tutto l'Abruzzo e poi ci ha raggiunti. Eccolo, grazie, buonasera a tutti. Paolo Sala, che ha il ciuffo bello saldo al centro. Sì. Tac! Quello vero, quello ecco. Vero. Le due regie, da un capo all'altro del mondo virtuale, Gianni D'Addario, Giovanni, Roberto Rantucci. Grazie, oh, sì. grazie, eccomi ma qui. Al centro, bello come il sole, sembra quasi ricordare i fasti del Re Sole, si è tolto la parrucca, ma è sempre lui, nel suo splendore a Prutino, in quel di Roma, Federico Perrotta. Buonasera a tutti, io vi ringrazio di questo invito. Ah, c'è l'applauso? Facciamo l'applauso. Siamo. Sono contento di questo invito perché mi hanno spiegato che voi potete farmi il tutorial su come montare il piano cottura che oggi si è rotto a casa. Sì, anche quello, facciamo anche quello. Abbiamo D'Addario che ha gli autoricambi, però va bene anche per le cucine. No, io nella ragione sociale sono abilitato anche come arredatore. Mia moglie ha detto, quindi siete in buone mani, chiedetemi tutto sulla cucina. Arrotino, eccolo là. È che faceva quello. È arrivato l'arrotino. No, questa sera Federico sei arrivato in un giorno della settimana che è un po' né carne né pesce, il martedì si capisce bene che è. Però io resto in chat e alla 32esima puntata, cioè ogni sera questi stanno qua, hai capito? Giovedì ho attaccato pure io per colpa loro. Mauro attaccato ieri sera è ancora qui, quindi io ti avverto prima, può darsi che tu da adesso in poi te stacchi più. No, ma c'è la possibilità comunque delle pause per vita sociale. Ah no, c'è il distanziamento, va bene, quindi esatto. Niente, siamo obbligati a rimanere in chat, va bene. Sì, fino alla mezzanotte quantomeno. Federico, benvenuto, che ci racconti di bello? Beh, vi racconto da Roma. A Roma. Roma, dove vivo ormai da qualche anno e sto con la famiglia e viviamo questo momento cercando di fare di tutto per non pensare che stiamo vivendo questo momento. Quindi la cosa assurda è quello che tu vivi quello che stai vivendo senza pensare che lo stai vivendo, perché se ci pensi invece incomincia a dire oddio che sto vivendo, capito? Tutto là, e allora fai di tutto per scappare dalla realtà. Mi diverto molto con mia figlia, questi sono i vantaggi di questo momento. Mangio come se non ci fosse un domani, e meno male che c'ho mia moglie che cerca di darmi no, che roba è cacciata? È una pralina al cioccolato fondente e nocciole. Vabbè, cioè, questa roba. Cioè. Stamattina abbiamo cominciato con i pancake. Io non avevo mai cucinato in vita mia, invece questa quarantena, questo Covid, il vantaggio è probabilmente di darci più tempo a fare cose per le quali noi potevamo essere anche pronti a farlo e capaci, ma invece non ci abbiamo la pigrizia, il fatto di uscire, il caffè, il cappuccino, tutta roba che torneremo a fare, però il gusto di prepararsi un pancake la mattina o il ciambellone o la torta con fragole e gocce di cioccolato credo che non ce lo ridarà nessuno. Il piatto che ti esce meglio, poi parliamo anche del tuo lavoro. Guarda, per puro caso il primo piatto al quale mi sono avvicinato è stato grazie a un cooking show sulla Matriciana fatta da Bucci, il cuoco proprio dell'Hotel Roma.
di Amatrice, e mi sono preparato sta matriciana che quando la faccio per Pucci, il mio grande amico, la conosci? E tu pensa che preparo l'unica cosa che mi ha dato la matriciana per farlo per quantità, quindi grosse quantità, quindi anche quando sto a casa in due la matriciana avanza per 10 giorni, perché non so fare con altre quantità. Il guanciale per me devono essere 600-700 grammi, sennò, ma poi lui è bello grosso, quindi gli piace mangiare. Ragazzi, almeno 120-150 grammi, se no non si va da nessuna parte. Vabbè, siamo ancora in dimensioni accettabili per la normalità di uno stomaco umano, voglio dire. Poi il problema è che ci aggiungo poi tutto il resto, ecco, Maria, sì. Tu mi conosci da quando ero citilo. Citilo, bello lui, cucciolo. E la tua bimba dice che vuole fare le cose con te, vuole lavorare con te. Lei si diverte, poi il pomeriggio abbiamo questa finestra social, ogni tanto, non tutti i giorni, ci piace alle 3, 3 e un quarto fare una rubrica con mia moglie, che è una collega che fa il mio stesso mestiere, lavoriamo spesso insieme, facciamo questa rubrica che si intitola Tutte le altre notizie, parliamo di tutto tranne che del Covid, e oggi per esempio la domanda è: chi avete rotto durante la quarantena? Ovviamente le prime risposte sono state le palle, le scatole, si sono rotte qualsiasi cosa, ma c'è gente che ha distrutto casa, anche magari per fare un lavoretto, uno che mi ha detto che per mettere un chiodo ha sfondato la parete, ha dovuto chiedere scusa al vicino, perché capisco che succedono queste cose, e quindi ogni giorno facciamo una cosa. Può capitare, finora non mi è mai successo. Io a casa sono io quella che monta mensole e mobili, mio marito si occupa di altre faccende per alzare più pesi, ovviamente. Però se tu mi vedi quando sono in fase creativo, tipo Handy Manny, tua figlia lo conosce benissimo, sì, Handy Manny, sì, ovviamente, sì. Cioè mi vedi con trapano, pennelli, le matite incrociate da tutte le parti a piene misure. Mamma mia. Levati, che devo fare? Ecco, il giorno dopo trovi una parete intera montata, però sono soddisfazione, da gusto, come si dice qua da noi. E poi la musica ci aiuta tanto, la musica ci aiuta tanto in questo periodo, musica anni 90, vero Paoletto? O no? Lo sai che io sono pronto per te. Allora, avete qualcosa incombriccolata voi due, che avete preparato? Paoletto? No, con Paolo abbiamo fatto anche delle serate molto belle in passato, un disco Revolution, un disco Summer a Piazza Salotto lì allo Stadio del Mare, e poi spesso ci siamo beccati, ma li conosco tutti quanti, che con Bruno abbiamo fatto la cosa, era forza per. Allora, dovete sapere che era agli inizi della tua carriera, fondamentalmente. Assolutamente, no, ero veramente un rompiscatolo infinito, sì. Mi auguro di non esserlo oggi, però. Non erano gli anni d'oro del Pescara, però comunque un campionato vincente, quello della Serie C, e partimmo assieme a Walter Bucciarelli e Luca Teseo con la produzione di un format dal titolo Forza Pescara. Nelle tante rubriche che avevamo messo in piedi ce n'era una che si chiamava La Cascetta d'Oro, cioè il tapiro abruzzese. Ora, la cascetta proprio di legno color oro che andava portata a chi aveva, come si dice in gergo, appunto, scascettato, veniva consegnata al nostro sì. Federico, che era un po', diciamo, com'è l'inviato di Striscia che fa? Lo Staffelli. Diciamo che ero più tapiro ingrassato che Staffelli. Allora, io mi ricordo il primo servizio, andò a consegnare la cascetta d'oro a Gianni Lussoso, che spiegò il significato della cascetta nel gergo abruzzese, cioè perché quando una persona non accettava determinate decisioni, eccetera eccetera, si sedeva in cassetta, cioè nella parte posteriore della carrozza a cavallo, capito? C'era tutta una storia. Sì, il lacchè sedeva in cassetta, il paggetto che accompagnava, diciamo così, E io per colpa di Federico, perché il mandante ero io, capito, di tutte queste mi sono fatto tanti nemici nell'ambiente. È vero, questo me lo ricordo. Mamma mia, guarda. Però è stata una cosa divertentissima. Se la ritrovi, Federico, mi faresti un gran regalo. Ma. Insomma, dicevo, con Bruno comunque abbiamo un trascorso, con Paolo abbiamo fatto delle serate, Mauro e invece per le aziende di famiglia ha collaborato, al di là della musica, che sono un grande appassionato DJ, anche lui e tutto, abbiamo avuto dei trascorsi di collaborazione tra le nostre aziende, quella di famiglia
di entrambi, e poi gli altri sono tutti amici, magari tu i matrimoni e le fiere dei matrimoni, io stavo lì, vedevo Margherita Persanti che faceva la presentatrice di questi eventi, dicevo, e poi la vedevo in televisione, dicevo, io voglio arrivare là, ci voglio fare qualcosa, capito? E mi ricordo a Lanciano, ti rompevo le palle, non potrò mai dimenticare la fiera di Lanciano, stavo a rompere le palle a Maria Rita, a Stefano D'Alberto, rompevo le palle, che dovevo fare, capito? E poi c'avevo un grande sponsor che era mio padre, purtroppo che non c'è più, che però mi diceva sempre vai, spingi, Federica. Aveva ragione, anche perché tu avevi una bella carica personale. Scusa Bruno, io mi ricordo la prima volta che l'ho visto esibirsi, faceva uno dei tuoi cavalli di battaglia allora, il ragazzo che va a fare i provini. Sì, vale. Cioè aveva una autoironia ma bella massiccia, e lui adesso non lo puoi fare che sei incuffiato, perché lui li ballava, faceva di tutto e faceva proprio il provinante un po' rompi, però riuscivi a toccare tutte le corde di quelli che sono i provinanti veri nell'assurdo. Beh, perché tu lo facevi da professionista. Sì, però è partito tutto guardando quello che succedeva quando ero seduto ad aspettare il mio turno a Roma. Proviene, c'è di tutto, c'è un mondo particolare, veramente un sottobosco. Oggi si è perso tutto, perché come ogni cosa che va avanti, all'inizio c'era anche spontaneità in questo essere molto agricoli, no? Permettetemi. Naif, sì, oggi è diventato anche quella una cosa, no? Quella cosa non la faccio, magari mi interessa solo il passaggio televisivo. La fama c'era, io mi ricordo, questo non lo sa nessuno, quindi mi fa piacere molto condividerla con voi, che il primo provino vero che feci televisivo fu per un programma che si stava per uscire, passò un trafiletto su Italia 1 e si chiamava Saranno Famosi, quello che poi sarebbe diventato Amici. Io ero a Roma, stavo studiando nello Stanislavski Strasberg, una rottura de palle, lasciamo perdere la recitazione, sì, l'immedesimazione è una cosa pesante, veramente la gente è matta. Va benissimo, però è meglio per l'America quella roba che per noi. Esce sto trafiletto, dice: ah sì, vado. Io ero reduce da tutti i matrimoni abruzzesi, che ne ho fatta una marea di matrimoni, di feste abruzzesi, e quindi ho portato tutto il mio repertorio. Quello mi ha detto: c'hai 3 minuti, era Chicco Sfondrini l'autore, e mi disse: c'hai 3 minuti, fai quello che vuoi. Io in 3 minuti gli ho fatto Renato Zero, i provini, il ballo, le imitazioni, gli feci tutto. Alla fine dei 3 minuti dice: ma io che caspita te figli ha fatte? Dice: noi dobbiamo prendere quelli che non fanno. Ma paradossalmente l'errore mio fu quello proprio di fargli vedere troppo. Fare troppo. Tant'è che mi disse: io ho bisogno di gente che proprio non sa dove mettere le mani, e non posso avere dei simil professionisti, perché poi mi sono presentato con le mie cartoline, nelle mie serate, capito? Allora, ti ha sgamato, no, ma più che altro ho sbagliato io, mi sono presentato proprio male. Una cosa però non la sapevi fare. Quale? La telecronaca come la fa Guaranà. No, quella non è possibile. Quella la sa fare soltanto Bruno. L'avete mai fatta insieme? No. Però si può provare, che ne so, magari ci inventiamo qualcosa. Mi piacerebbe essere la tua spalla in qualche situazione, anche perché oggi come oggi mi rimane anche difficile dare un'esatta definizione di Federico. Cioè, cosa sei tu fondamentalmente? Attore, comico, cabarettista, showman? Hai fatto davvero tutto, il percorso dal teatro alla TV, alla pubblicità, il cinema? Il percorso, quello che sta venendo fuori, sembra che vada nella direzione un pochino più completa dell'attore. Mi sono appassionato al teatro, tanto. Il teatro però leggero, fatto sempre comunque con ironia, con grande divertimento. La commedia è un posto dove mi ritrovo tanto. Anche se il primo amore, che è quello proprio dell'essere col contatto col pubblico, sta parola Marieri, il contatto col pubblico. Il live, come dicono adesso. Ho capito, mo ce lo dobbiamo dimenticare, Fernando, ce lo dobbiamo dimenticare. Coinvolgimento, sta roba qua, quello c'è sempre. E tant'è che anche quando faccio commedia, spessissimo mi ritrovo ad uscire, a rompere la quarta parete, perché non ce la faccio, perché è più forte di me. A me è venuta in mente una domanda, Maria Rita, posso fare? Vai, assolutamente.
Fabrizio, ma quanto dai per sta domanda? Guarda, abbiamo i gettoni, quello che vuoi, ma ti pagherà soprattutto chi sceglierai. Scusa, allora, Giovanni, prima della domanda, l'hai invitato a cena? Gli hai detto della cena che tu offri a fine? Sì, ma vabbè, quello è scontato, è il minimo. No, non gliel'ha detto, non gliel'ha detto. Sì, ma non gliel'ha detto. Lui parla, ma è soprannominato Braccino. Ma dai! Dai, ma a tutti lo vuoi far sapere! E non lo far sapere a tutti! Non mi rovinare. Allora, Federico, dimmi. Tu ormai sei diventato un grande, no? Se potessi scegliere un personaggio dell'Abruzzo, un artista da portare con te sui grandi palcoscenici, chi sceglieresti? Magari qualcuno che tu sai che è bravo ma non è stato ancora premiato. Beh, ci sono dei ragazzi abruzzesi che secondo me sono molto talentuosi. Vi dirò dei nomi che magari sono sconosciuti ai più. Non mi dispiacciono i Quattro Santi. Bravi. Fanno un genere, però non mi dispiacciono. Mi piace Giacomo Rasetti, un giovane ragazzo che si sta dando molto da fare. Molto bravo. L'hai conosciuto tu? Sì, a 18 anni l'ho visto lavorare e continua a lavorare bene. È un bravo ragazzo che si farà. E poi io comunque c'è un altro, si chiama Riccardo Pomponio. Io li seguo, cerco anche. Riccardo ha vinto un Provaci. Un'edizione di Provaci. Aveva 16 anni quando ha vinto. Molto bravo, molto bravo. E quindi tra i personaggi abruzzesi io ti direi, e poi c'è un ottimo grande autore che si farà, anche se è maturo, ma è straordinario, si chiama Massimiliano Elia, è uno che scrive in continuazione, adesso scrive in continuazione anche per Dado, e spesso me lo ritrovo in mezzo. C'è Francesco Sarmiento. Federico, Massimiliano Elia ha fatto un film con Mino Vallone. Sì. E io ho fatto una piccolissima parte anch'io in questo film. C'ero pure io, c'era una piccola parte mia pure quando sto con Martufello. Ah, eccoti, è vero. Com'è il film? È bello, non sono riuscito ancora a vederlo, è divertente. Io l'ho visto alla prima che è stata fatta qua a Pescara, poi c'era l'esordio, cioè la prima era a Roma il 2 aprile e io avevo anche prenotato già albergo e tutto, invece purtroppo è rimandato a data da destinarsi perché. E quindi siamo colleghi. Ma che colleghi? Ma vai, io ho fatto la stupidaggine, che colleghi. Invece per tornare a Giovanni, Giovanni, sì. Anche perché sono veramente euforico al pensiero che poi andremo a cena e mi potrò saziare. E la cosa che mi va di dire è, in chat ti puoi permettere anche di toglierti qualche sassolino dalle scarpe. A volte manca un po' di collaborazione invece tra quelli affermati, cosa che è sbagliatissima perché ci sono artisti veramente bravi. Io ti parlo di Da Vincenzo Olivieri, ovviamente Marco Papa, Duccio, e per non parlare poi di tutta la trafila del canto e della musica, che sono ragazzi straordinari. Io ti parlo adesso sotto il profilo teatrale, c'è veramente tanto. C'è questa Lucrezia Guidone, che è di Pescara, la mamma era insegnante di pianoforte, che ha vinto un sacco di premi, e lei verrà fuori, vincerà veramente tanto, veramente brava, teatro serio. Ma condividi con me che sono finiti i tempi cupi per gli artisti con i social ora sono dei grandi palcoscenici, delle grandi vetrine che fanno scoprire nuovi talenti che prima magari venivano un po' messi da parte. Guarda, però i social un'arma a doppio taglio, è un boomerang grosso. Allora, io ti parlo, non essendo capace minimamente, ci stiamo studiando, ecco, tra le cose che stiamo imparando, tra un ciambellone e come si fa per esempio la pasta con il lievito madre, esatto, la pizza. Stiamo anche imparando come lavorare sui social, io e mia moglie siamo molto poco social, ma è un errore anche quello, lavoro e bisogna farlo. Ma il social invece dall'altra parte puoi avere, Giovanni, tanti follower, ma non è detto che poi tu li possa tramutare in pubblico che venga ai live. Sono d'accordo.
Perché c'è un impegno diverso. Il live vuol dire che ti devi spostare, alzare il sederino dalla sedia di casa, andare in teatro o al cinema o quello che è, pagare il biglietto e vedere l'artista al lavoro nella sua cornice ottimale. Il social è molto comodo, ne parlavamo qualche sera fa, Federico, perché i social, da quando sono partite le dirette sui social, hanno scatenato, hanno fatto nascere, germogliare, diciamo così, una marea di aspiranti divi. Ma il talento e la professionalità sono cose diverse. Notare lo sguardo di Alessio Consorte che ha appena staccato dalla sua sessione. Nel salutare Alessio, che ho disturbato nel pomeriggio a più riprese, perché devo dire una cosa privata. Ciao Alessio, no. Buonasera. Ciao. Buonasera a tutti, buonasera. Ciao. Da girare una domanda che rivolge a Federico, un nostro ascoltatore che è Mirko Serraiocco. Sì. Posso chiedere a Federico se conosce Giacomo Rasetti e se sì, cosa ne pensa? L'ha appena detto, però lo confermo per Mirko. Giacomo lo considero un ottimo artista che si farà, anche lui dovrà capire la sua strada, perché quello che hai detto tu, Bruno, in inizio di puntata è vero. Chi c'hai qui davanti? Un attore, un comico, uno che faceva le serate di piazza, le fa e le vorrei continuare anche a fare, o uno showman, un cabarettista, non lo so, un po' di tutto questo per quanto riguarda me. Giacomo dovrà trovare ancora la sua strada, sono sicuro che arriverà, ma il talento lo riconosci. Io l'ho visto in una corrida che presentavo a Torrevecchia Teatina, lui era un concorrente di una contrada, era vestito da Belen e mi ha fatto morire da ridere. Non era solo un'imitazione, ma andava oltre. E ho detto: da questo momento, se vuoi, ecco il mio numero, ci teniamo in contatto. È venuto spesso a casa mia, ci seguiamo, ed è un ragazzo che studiando potrà fare grosse cose. E volevo chiudere il discorso sugli artisti abruzzesi. A me piacciono tutti. Dice: ma dai, ma com'è possibile? Sai, cioè, poi tra di noi qualcuno ci prova, mette zizzania tra Vincenzo, Germano, Gabriele, ovviamente il più nazionale di tutti è Gabriele Cirilli. Io ti dico che sono tutti bravi e sarebbe bellissimo. Dice: ma dai, utopia, no, sarebbe una figata, fa una cosa tutti insieme. Un Made in Abruzzo invece di un si potrebbe fare un evento in cui li mette insieme. Io ho avuto la fortuna in un Provaci, una finale di qualche anno fa, di avere insieme sul palco, proprio per la finale, in giuria mi hanno fatto anche esibizioni, Federico, che allora era l'artista giovane qualche anno fa, c'era Marco Papa, c'era Vincenzo Olivieri, c'era Germano Duccio, e devo dire che c'era anche Ivaldo Rulli, se non mi ricordo male, che ha fatto una capatina quella sera, e si sono comunque passati la palla da professionisti. Su Rasetti ti ho perfettamente ragione, io l'ho visto recitare in una commedia dialettale perfettamente in parte, poi l'ho visto anche cantare. Hai presente gli artisti come era il Christian De Sica giovane? Esattamente, bravo. E il suo mood, però adesso ha 21, 22, 23 anni, troverà la sua strada piano piano. Perdonatemi un attimo, comunicazione di servizio. Vai. Bruno, non c'è Lucio a casa. Vado a vedere questo Lucio che fine ha fatto, torno fra un po'. Si è sentito il messaggio? Ah, ho capito. Bruno, vabbè. Non c'è Lucio in casa, ci vediamo. Sei giustificato. C'è la nostra Linda, va che occhi, va che sguardo, Linduscia. In arrivo. Finalmente mi sentivo sola soletta. Schiacci. Buonasera a tutti. Ciao tesoro, come stai? Molto bene. Ho finito un lavoro e sono soddisfatta. Ah, io mi devo stirare che ancora non mi disincastro da questa mattina. Io stamattina ho fatto fitness. Io domani mattina dormo e poi faccio un po' di stretching. Invece dalla quarantena faccio yoga con la mia signora, che lei non l'ho mai fatto. Veramente, funziona? Non me l'aspettavo. Io partivo sempre e facevo ma sai come partiamo noi, Maure? Sembra sì, ma che è sta roba? Ma che devo però bello. È vero, rilassa, distende, è vero. No, ragazzi, allunga. Oh, io già so alto, però so bello chiatto. Invece in questa maniera mi sento più magro, capito? Cioè, allungo verso il cielo. Lo yoga è fantastico. Buonasera Federico, io sono Linda, molto Ciao. Piacere. Buonasera a tutti.
Alessio, ciao, Roberto, Linda. Paolo, Maria Rita ovviamente, Mauro e il nostro Giovanni. Stasera a fare qualche giovannata. Ecco, vedi. Il tutorial, vai. Sapevi che questo si chiama Ashimasana, Lakshimasana, queste cose strane mia moglie ogni tanto mi dice, prenditi, ecco, in questa posizione, giuro, mi ha detto che con le mani dovevo prendermi le caviglie, e gli ho detto, me le devi passare. Ho detto, balla a figlia, me le devi passare. Ho detto così, lei è schiattata a ridere fino alla lezione. Vabbè. Bravo. Dalle regie, che per caso abbiamo qualche contributo interessante? Sì. Ma perché io qui non posso far ballare allora, Federico, allora, ma calma, voi calma. Allora, Linda gli può cantare una bella canzone, perché di sapere che Federico, che la nostra Linda, è anche lei a modo suo una tuttologa che fa la cantante, ballerina, burlesque, e che altro, Linda? Diglielo. Lo so, tutto. Faccio tutto. Anche teatro, tanti anni. Di dove sei? Io sono di Pescara, ma sono stata poco a Pescara perché sono stata fuori per lavoro. Quindi... E sei rientrata adesso? Sì, ormai sono... È il momento giusto, no? No, vabbè, sono 5 anni che sono rientrata, e c'ho anche, insomma, la mia bella età. Sì, oddio, il momento non era bello neanche prima, non era neanche favorevole prima, considerando le peripezie in cui riuscivo a imbattermi fuori da Pescara, però va bene, dai. Possiamo sapere dove fuori da Pescara, dove? Allora, io ho viaggiato per lavoro praticamente mezzo globo, l'ho fatto tutto, poi mi sono fermata a Verona, sì. E sono stata lì 10 anni, un paio d'anni a Londra e poi sono tornata qua. Bello. Sì. E dopo gli farai vedere qualcosina, dai, di quelle. Va bene, intanto io mi preparo pure la cappella. Invece? Ad Acciano c'è una bellissima produzione di... marijuana terapeutica, sì. Vogliono incrementare, ho visto un bellissimo docufilm, tra parentesi condiviso dal profilo di Daniela Montalbano, sì. Di Aternostrum. Mi sa che mica dopo il coronavirus mi candido anch'io a un po' di zappa. Hai bisogno di fare terapia. No, esatto. Dopo il traghettatore mi do all'agricoltura. Io il basilico, Linda. Rosmarino, ciao, in vaso, Ricky. Sono spettacolari, il resto non lo so. Federico, conosci Alessio consorte? Sì. Certo, sì. Ah sì, no, l'hai visto il traghettatore? Il traghettatore cos'è? Allora vedi, è grave. Come? È un documentario sulla storia di Pescara, fatta dai pescaresi. Io pensavo che era Cesare Maldini, il traghettatore. Sai che il Milan, quando regolarmente abbandona il proprio allenatore, chiama sempre Cesarone Maldini quando era in vita, chiamato traghettatore, perché traghettava il Milan all'allenatore. Tu sei interista, quindi che te ne frega? Ma il traghettatore è Cesarone Maldini, cioè è chiamato. Insomma, il traghettatore c'è Alessio? Sì, è mio. Adesso metto un pezzo, poi No, è proprio suo, non è che c'è lui. Cioè, traghetta. Beh. Lui, guida lui. Guida lui. Regista. Lui è regista. Fa pure l'autobus. È guida pure. Prodotto, realizzato e ha fatto il regista. E ideato. Con soldi propri. Federico, che soprattutto la Roma. Tempo proprio. Federico, tieni la Roma tu? No, per dal cognome Perrotta, ho detto, si sa mai. No, per questioni diciamo così di lavoro, visto che spesso lavoro con Pino Insegno, mi dichiaro simpatizzante della Lazio, ok? Ma solo quando sto con lui. No, hai sbagliato canale, guarda. Regia, abbiamo un problema. Ci dobbiamo bannare. Due registi e due romanisti, hai sbagliato canale. Volete sapere? Suona. Vi dico solo, aspetta, una cosa. C'è anche un Guaranà di là che se sente Lazio gli comincia a ripetere. sento delle carte, che c'è qualcuno che sta mangiando. Stava cestinando qualcosa. Qualche bomboniera che è caduta. Presti intonare. No, era la bomba carta che stavamo preparando per No. Ma io, per me il calcio si è fermato, giuro. Io compravo, adesso mi prenderete in giro, quando ero bambino ero molto tifoso della Juve,
E, ciao, arrivederci, chiudo. Addio. E mi ricordo di Rui Barros. Ah, se n'è andato proprio Righi. sta scherzando. Vuole fare coccolata. Rui Barros, mi ricordo. C'è sta un cosa. Nano. Ti stai ricordando un nano? Cioè, è nano. Cioè, che sarà? Sarà l'85, l'88, 90? Lì, 90, lì 90. 90, finito. Per me il calcio, mi dispiace per gli appassionati, mi piace molto di più il basket, quello sì. Mi piace molto di più, l'ho fatto, l'ho seguito. È passato da un nano al basket, capito? Per bilanciare. Senti, Federico, ti saluta Stefania Berardi. Ma dai, Stefania. È mia cugina. No, carambata, hai non capito? Lo sapevi, no? Sì, ma infatti gli ho mandato il link perché sapevo che sarebbe morta d'invidia. Infatti subito ha scritto: saluti, salutalo. Muore per te lei. No, siamo veramente affezionati, una persona splendida. I meridionali sono parenti, tu non li conosci. Da quando sono quei cugini, quello zio, tutti sono tutti insieme. Vabbè, cugini, proprio carnale. Fratello, cugino, anche ho imparato anche questo in Abruzzo. Quando un cugino primo si dice fratello cugino. Fratello cugino, sì. Che è più vicino. E certo, ma io lo sapevo. Allora devo dire sorella cugina. No, perché voi avete circa 70-80 cugini, no? Circa da una parte. 72. Da una parte. E dall'altra altre 70-80. 160. Vabbè ragazzi, dai, torniamo alle cose serie, dai. A bomba torniamo. Dobbiamo avere un contributo da Federico, qualcosa che sì, la stavo preparando. Allora, cioè, potrei farvi vedere della roba molto carina che dai, si trova dai. Tranquillamente su YouTube. Diciamo una sorta di promo delle cose che hai fatto e anche ma guarda, qualcosa... c'è una cosa che secondo me non ha visto nessuno, quasi volutamente perché era un esperimento. Mi trovavo a New York. Allora dai, vi faccio vedere prima questa e poi l'altra. E così giocando su la Costa dei Trabocchi, sono andato in giro, ma sto parlando, era il tre anni fa a Times Square. Ho provato a fare una cosa, vediamo se riesco a se sono capace, perché l'avete visto, l'ho scritto Federico non sono capace per rotta, ma l'avete tolto. Federico non sono capace. Vediamo un po'. Allora io lo faccio partire qua e poi devo fare share video. Giusto? Sì, sì. Se vuoi anche l'audio del video, no. devi fleggare. Aspetta, il partito non. È partita allora, una maschera capace. Bianca? È partita una maschera bianca? No, allora aspetta, mi dicevi? Eccomi qua. Allora, non ti sentivo, vai. Ecco, ci provo. Tu devi cliccare su share screen. Sì, ecco. Okay. Appare una maschera bianca? Sì. Ecco, intanto flagga sotto audio e video. Ci sono due flag computer, da me. Ok. Sì. Dopodiché vedi il file ridotto di icona che devi lanciare? Lo vedi? Contributo. No. Ah, ecco. Allora, torna indietro. Sì. Lancia prima sul devi desktop. Prima lanciare quello che vuoi condividere. Poi lo fermi. Ah. E lo flaghi. Allora. E lo flaghi. Ma il flag rimane, c'è. Credo. Il flag rimane. Non lo so, no. Ogni volta che rifai okay, share, mi sa allora, che questo non l'ho lanciato. Sì, adesso vai a fare share screen. Share no. Computer come sound. Forse è questo, vediamo. Sì. L'ho detto che era la serata dei tutorial. Ah, beh, allora ci mettiamo comodi. Sì, una volta che rientri sulla maschera bianca, clicca sul file che è ridotto a icona. Aspetta, finché non la prova. No, dice no. Esce adesso, no più esce tardi. Adesso. No, vi do un link, lo fate voi? Sì forse benissimo. È meglio. Allora, così facciamo anche. Intanto mi permetto di intromettermi per salutare le persone che ci stanno seguendo da casa e che comunque ci stanno scrivendo sulla chat. E salutiamo Milo Vallone, che anche lui ci sta seguendo e c'ha una cosa per te, Federico. No. Federico, ma che dici? Ma se quando stavi in giuria al
afro satira del fiume La Memoria, a Rasetti gli hai dato un voto bassissimo. sarò stato molto duro, c'ha ragione Milo. Ecco, Milo è un altro amico col quale spesso mi sono trovato alle 3, alle 4 del mattino a discutere di teatro, di passione, di futuro, di roba varia, ovviamente tra una sigaretta e l'altra, perché lui, sapete, lui credo che sia rappresentante della American British Tobacco. Wow. Fuma 680 sigarette all'estate. Il mio socio, sì. Beh, anche il mio, allora. No, non così tanto. Ve l'ho mandato il link. Sì, sì. Continuo. Allora, ci saluta anche Mirko Serraiocco, che anche lui ti chiede se appunto conoscevi questo Federico. Abbiamo già risposto. Perfetto. Sì, sì, sì. Cinzia De Fendi, Gabriele Maggi, è sempre un piacere seguire la vostra diretta, grazie Gabriele. Stefania Berardi, Pierpaolo Ceto, Matteo Di Nisio e Roberto Cabrini, Caterina Di Girolamo e Angelo Romano. Ma non allora, finisce mi sono qui. Permesso di fare un Antonio Di Donato, un attimo, Marina Pignatelli e Sandra Dei Nobili, e abbiamo finito per adesso. E caramba, caramba, ho invitato Milo. Vai! No. Bravo! Allora, intanto lanciamo il contributo di Perrotta, va bene? Questa è una cosa, Milo, illuminati, Milo. Vi spiego, questa è una cosa molto piccola, ero a New York, ho chiesto se conoscevano la Costa dei Trabocchi. Ok. La Giovannata? Claudio. Vai. Ci sa. Dei flegga. Non c'è audio? Giova il flag. O microfono. A Giova. Non si sente? Non si no! sente. No. Ma allora guarda, sono stato infettato da qualcosa. Federico, se no devi fare il doppiaggio. Doppiatela, tanto lo sai che hai detto tu. No, sai perché? Chi lancia sente in cuffia, ecco perché. Ciao everybody, hello to everybody, ciao a tutti, siamo a New York, siamo a Times Square, il centro del mondo, e cercheremo di fare un piccolo quiz con gli amici americani per scoprire se sanno che cos'è questo e dove si trova questo, ovvero la nostra Costa dei Trabocchi, perché deve arrivare fin qua il fatto che noi in Italia abbiamo dei posti magici come la Costa dei Trabocchi. I don't ask anything about. Do you know what this one? I'm from Italy. Where are you from? I'm a town, a little bit. I was born here. Yeah? Ciao, ciao. Hi. What is this? What do you think it is, this one? Worry. Worry? I don't know. It's for fishmen. It's in Italy. It's approach. Do you like it? Pretty cool. It's good. In this place, you go, you take the fish, you slice it, and you cook the fish. It's good. It's called Costa dei Trabocchi. Say, only visit Costa Trabocchi. Visit Costa Trabocchi. Visit Costa Trabocchi. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Bye. Prego. And you cook the fish. You cook the fish. Si sente l'inglese. Ti sei dimenticato l'ultima parte. And you intanto se mini o non mini. Vediamo, spuntano le corna. Eccolo qua. Milo Vallone illuminato. Guarda che c'hai in mano. Sigarette. A casa the cannon, ma non la macchinetta. Però. Guarda i fumatori tutti quanti con la sigaretta. Guarda. Milo, scusa, ho subito una domanda importante. Sono più bravo io o Federico nel film? Bravo è offensivo. Federico non posso dire. Aia. Milo, mettiti a favore di wifi, non ti ovviamente senti? Mi sente? No. Devi stare fermo e metterti dove c'è maggior campo. Attenti sopra un 5G se ce l'hai. Rimani fermo. Uguale. Ditemi se mi sentite. Adesso sì. Ok.
sentivamo. Dicevo che dovrei dire Federico, ma per un artista è offensivo. Niente, il Milo, devi affacciarti da una finestra. Lo StarTAC, sono usciti i telefoni nuovi. Tac, addirittura. Milo, ti ho detto, fatti un modo locale in piazza San Bambino a Milano, santo Dio. Ma così puoi vedere il Milan. Io voglio vivere in campagna, rendetevi conto. Cos'è che hai detto? Voglio vivere in campagna, quindi questi sono pochi handicap. Va bene, ci abbiamo provato, un saluto solo. Dai, 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 mo che ti senti, prova mo adesso, che ti dai. Senti. Fermati okay. Così, devi essere una statua, immobile. Senti, non ti muovere, cioè, se ti scappa fattela sotto, però non ti muovere. No, no, già dato, già fatto. Alessio, ciao. Grande Milo, oggi ho letto la tua lettera, Ecco, bene, bene, diamoci una mano. Ho condiviso anche. Rispondi alla domanda. Dicevo che dovrei dire Federico, ma è offensivo per un artista dire che è bravo. Federico è Federico, Federico Perrotta, non è bravo o non bravo, un artista è un artista. Quindi sono meglio io. Esatto. Sì, dai, ma è meglio Riccardo. Grande Milo. Un grande abbraccio Federico, spero di vederti veramente il prima possibile. Ma perché ti devo dei soldi? Ci siamo passati. Sei tipo aspetto fuori, no? No, l'hai detto come se ti dovessi dei soldi. No, perché ci siamo lasciati con una prima nazionale sospesa in un film in cui hai partecipato. Mi piace. Riccardo ti ha visto, tra l'altro. No, sì, sì, infatti no, aveva detto che era molto bello Merone, anche se ne era accorto che ero nel film. Anche perché... però devo essere sincero, man mano che scorrevano le immagini dell'anteprima che avete fatto, mi arrivavano i commenti delle persone: ah, ci sei pure tu, ho visto, sì, che sì, carino, che bella sta cosa, divertente, e insomma, quindi è piaciuto, bravo. Avremmo dovuto vederla il 2 aprile a Roma, adesso aspettiamo un po'. Vabbè, però non è detta l'ultima parola, può darsi che si può fare il 2 aprile, no? Del 2023. Del 21. No, più in là secondo me. Dai, che i virus hanno una loro curva, mo tutto sto casino fra un po' se ne va e torneremo a fare tutta una vita normale. Poi torna indietro, tipo boomer. Bene, speriamo. Vi saluto, vi bacio e vi abbraccio. Ciao Milo. Ciao. Bruno. Perché non chiami, fai partecipare la Bambi? Chi è la Bambi? La Bambi non lo so, visto che ci sta seguendo, quindi se vuole... Chi è la Bambi? Chi è? Siamo curiosi. Se vuole entrare mi scrive e le dico come si fa. La non Bambi. Lo so, ma a me il nome piace. Bambi non è male. Bambi? Ma la Bambi chi è? La conosci la Bambi? La Bambi. Personaggio non di è mai entrata? Animato. La Bambi la vediamo anche nella parte finale del film di Alessio, il traghettatore. Che io non ho visto per intero, quindi mi fido. Alessio, dai questo contributo, così anche Federico. Facciamo conoscere il traghettatore a Federico. Ma dai, quindi metto la parte della Bambi. Mettiamo la parte della Bambi. No, dai, scegli tu la parte allora, bella che ti fa piacere. No, Alessio, Federico, Alessio, al di là di tutto, metti una parte che ti piace. Ma per me a caso, vediamo un attimo. Mi piace tutto. Sì. Creatura sua, certo. È scomparsa. Hai visto che bella figura che ho fatto io? Lui ci riesce, io no. White. Ma lui fuori che Alessio sta con noi da un mese, eh. Ah, vabbè, quindi no, un mese e mezzo. Comunque, la Bambi, ecco, disegna qualcosa. La Bambi è con lei o con lui? Quando c'è il tombino. Inizia. Stiamo camminando sopra il posto romano. Non si vede. Regia. Vedi, Federi, hai parlato troppo presto. Anche lui ha fatto i zap. Però l'ho fatto io la prossima. Dovresti prima lanciare il file, poi lo lancio, poi lo flaggi. Ma Michele, la prima sera adesso si vede? Sì, youporn.com. Togli la visto, si è visto. Sì. La cronologia. No, non ci siamo. La voce di Google.
Ma stasera c'è qualche problema, manda il link a Rantucci, dai. Manda il problema a me, eccoli dove stanno. Io mi chiamo Wolf, risolvo problemi. Intanto continuiamo con il programma, poi vediamo allora, di mandare intervento per dire che la Bambi interverrà in una prossima occasione. Raccontaci chi è questa Bambi. Vabbè, la metto qua nel traghettatore, dai, che c'è. Va bene, dai. Mentre, non so se è stato già letto mentre stavo facendo le riparazioni elettriche negli appartamentini, Matteo Dinisio ricorda che Federico è stato il primo a portare a Chieti nel suo locale Ficarra e Picone. È vero. Una ventina d'anni fa. Si chiamavano, la prima volta si chiamavano i Chiamata Urbana Urgente. Erano in tre. E mi disse l'agente che mi procurava i contatti, dice: guarda che questi mi sa che faranno strada, prenditeli, e me li diede a un prezzo ridicolo, proprio una cosa. Io ricordo che arrivavano con sta Peugeot 206 tutta sfasciata rossa, loro e gli scontrino alla cassa. Oggi gli scontrino alla cassa sono diventati i due autori più importanti, per esempio di trasmissioni tipo Italia's Got Talent. Lui si chiama Marco Terenzi e l'altro Paolo Mariconda è capo progetto di tanti programmi Rai e non solo. Bene, arrivarono questi quattro in macchina, doppia coppia, e mi prese, sai, Salvo Ficarra, Valentino Picone, siamo diventati amici, e da quel momento hanno fatto un'ascesa straordinaria. Hanno dei tempi pazzeschi, un testo sempre all'avanguardia, loro sono forti davvero, è vero, 20 anni fa. Penso. Poi c'è Massimo Tommaso Di Mascio che fa complimenti alla bravissima Maria Rita Piazzani. Grazie. Nel frattempo, se volete, grazie. Ho trovato lo share, vogliamo provare? Azzardiamo, noi tentiamo tutto. Il virus sia con te. Però non mi fa premere share. No, attenzione, se avete i Mac c'è un problema con i Mac. Fermatevi, lasciate perdere, o voi che avete Mac. No, Mac. Io voi che avete Mac. Hai scoperto, si è scoperto il problema. Vai. Ma perché? Alessio, non hai risolto? Ah, ecco, cadde. Era parabolica. Dopo questa abbiamo già fatta vedere, però andare avanti. Dove andare? Dalla Ferrero, l'Alfa Romeo. Vai a minuto a 1:09. Scali, Materasso, tutto il mondo. Fate fare la regia, chi fa la regia? 1:09. Ah, ok. ma lo deve caricare forse. No, guarda. Dai, che ci sei. Senza essere un regista. 7, vai, reggiti. No. Vai, vediamo. A 7. 9. A 7, a 9, no a 7. Vabbè, qualche secondo prima va bene ancora. Guarda, non è un secondo, è un minuto. 2 minuti. 80 secondi. Vai. Questa è la Bambi. Ma è una Bambi o un Bambi? È un capriolo. Perché la caviglia non è da Bambi. È un cerbiatto. Abbassa perché questa a me la Mina mi ha dato, con la sua casa di produzione mi ha dato i diritti per tenerlo qui, però non vorrei che lo blocco. Bravissimo, complimenti consorte, benissimo, bravo. Allora, visto che Riccardo ha detto Bambi, il nome mi piace, adesso questo l'incontro perfettamente. Perfetto, sennò se vuoi mi stavo molto bene Angelo, quindi Giova, stoppa tu quando vuoi, io lo lascio quando vuoi tu, premi stop. Quando mi dice il regista io lo saluto con un grande bacio. Che bella questa terrazza. Personaggio della movida pescarese anche la Bambi, quindi conosco, ti ripeto, lo conosco molto bene, gli mando anche grande bacio
una grandissima persona, molto sì, molto, molto. Sì, 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 sì. Bravo Alessio, complimenti, mi piace la grana, il colore, mi piace molto, me lo vado a vedere. Grazie, ma adesso poi ci aggiorniamo sui prossimi sviluppi. Tra l'altro c'è anche un impresario di produzioni artistiche che ci sta seguendo, che è Rocco Dalò, quindi starà già preparando qualche contratto, chi lo sa. Magari. Va bene, va bene. Mai dire mai nella vita, fanciulli belli. Fede, ti faccio una domanda al volo, se posso. Che rapporti hai con Giampiero Mancini su Roma, visto che come ridiamo, te ridiamo da morire, ci incrociamo poche volte rispetto a quanto si potrebbe fare. Un talento straordinario, Giampiero, ho visto delle cose veramente belle, un bravo anche imprenditore. Non è facile essere imprenditore in questo settore, non lo si è neanche negli altri settori. Oggi è difficilissimo capire qual è la cosa giusta da fare e come farla, ma lui veramente è forte, mi fa molto ridere, matto. C'era uno spettacolo che sono andato a vedere, lui mi ha chiamato e dice: Fede, guarda, manca un ruolo, ho fatto il tuo nome a Alessandro Capone, il nostro regista, io stavo preparando da protagonista Uomini sull'orlo di una crisi di nervi, invece che uno spettacolo che era fatto dall'ex socio di Alessandro Capone, e quindi le due cose non erano compatibili. Però io ho detto: ti vengo a vedere. Quando sono andato a vedere questo spettacolo sono impazzito, perché a un certo punto, senza motivo, Giampiero fa: io faccio la ruota, va in scena, si è messa a fare le ruote, ma con una leggerezza straordinaria. Ma sai quel matto che uno mentre parla, tu stai parlando, dice: ah sì, veramente, vabbè, io esco, mo faccio una ruota. Quello si è messa a fare la ruota, è uscito, ma poi una ruota ginnica, precisa. Io scherzo con il movimento, mi diverto, ballo, faccio il matto. Quello ha fatto una ruota che era da campione. Sono uscito e ho fatto: ma che è un genio. Federico, ti sto preparando una sorpresa, non ti posso dire, ma ho ricevuto i messaggi privati e se riesco a farlo entrare ti farò una sorpresa. Ho capito, però magari dimmelo che devo andare via mia moglie. No, può stare perfettamente. Okay. Federico, io invece mi ricordo, questo è proprio questo è il nostro. A Roma, al Puff, appunto, guarda, ho visto quello spettacolo, cos'era, un paio d'anni fa, sì. Con Insegno. Sì. Guarda, io non so chi è che ha scritto proprio tutta la partitura e tutto quanto, non so questo, però è stato uno spettacolo pazzesco sulla storia della televisione italiana, di varietà, sì. Quelle cose lì. Di quello c'è il video, il promo, il regista, se prende 58 sfumature di pino lo becchi, c'è un promo da un minuto e mezzo, credo. Quello ce lo siamo scritti io e Pino insieme. E ci sta portando una fortuna, fa vedere se è questa è Marsala. Vediamolo. Marsala c'è di piccolo, no, c'è proprio, c'è 58 sfumature di pino al Salone Margherita. Guarda, se vuoi ti lancio il link, vai. Così anche gli altri sanno di che cosa stiamo parlando. E con Pino c'è una bellissima amicizia, è una persona che in tempi non sospetti mi ha dato una disponibilità, uno spazio e di una generosità che non è facile trovare sempre in questo mondo. E lui l'ha fatto anche in maniera non dovuta. Eccolo qui, vi prendo il link e ve lo do. Non dovuta, perché dici: sai, ma per quale motivo io devo raccontare sta roba? Cioè, devo condividere il palco con una persona che viene dall'Abruzzo? Perché? C'ha tanti altri colleghi, ve l'ho mandato il link così magari lo prendete. E il Puff è arrivata in maniera assurda la telefonata, mi ha chiamato Brignano e mi fa: guarda che ti ho segnalato perché ci sta Lando Fiorini, proprietario del Puff, questo locale storico di Roma, sta Lando che non può fare più spettacoli, ho segnalato tra i tanti, ho segnalato te. E voglio sapere se te va di fare la serata. Mi fa fare la prima serata. Io sono Abruzzo, ho portato il mio spettacolo, quello ovviamente che parla della nostra regione. E mi disse: ma vedi come va, perché guarda che il pubblico romano è particolare.
sono esplosi. Poi, tu hai visto la serata con Pino, però quando sì. ho fatto le serate sul Io sono Abruzzo, che poi è diventato un abruzzese a Roma, l'ho chiamato, la gente è calda, è caldissima, e tutti hanno parenti abruzzesi, tutti. Anche Brigliano ha i nonni abruzzesi, la mamma di Palombaro. E lui l'ha messo in uno spettacolo, il racconto di quando il nonno lo portò in cantina a bere il succo di frutta, che era il vino praticamente. Certo. È riuscito. Allora, queste sono le immagini del Salone Margherita. Sì, 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 sì. Lo vogliamo sentire? Signore e signori, buonasera, benvenuti allo spettacolo 58 Sfumature di Pino. Amici parlando del più e del meno, uno dice all'altro: lo sai, ieri ho fatto l'amore con tua moglie per 3 ore di fila. Ma dai, io invece ho fatto 3 ore di fila per fare l'amore con tua moglie. Due amici si rincontrano dopo tanto tempo. Ui, complimenti, come stai? Ti vedo in forma, che fai? Sport, attività sportive? No, guarda, io ho risolto, io faccio l'amore tutti i giorni. Bravo, che bravo, però ho incontrato tua moglie, lei è sempre un po' grassottella, e lo facesse pure lei. Bellissimo. Come siete libertari. Sì, 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 no, molto libertari. No, in onore del nostro ospite io mi bevo un crudino. E lui è analcolico, cioè è ufficiale. No, Bruno Lancia, che c'ha il latte più con l'arancia meccanica. C'è tutta una storia, la vuoi raccontare, Federico? Sì, assolutamente, volevo chiudere un attimino con Linda il discorso di Pino del Puff. Ragazzi, è un'emozione salire su un palco che è stato calcato da Montesano, Lando Fiorini, Gullotta, poi quando è successo anche del Bagaglino, uguale, ma quel posto è magico. È veramente, il Puff è una sala ristorante che poi è una zona teatro, ma gestita in una maniera pazzesca, e da diciamo ormai sono 5-6 anni che capita spesso di andare a fare gli spettacoli lì, e ripeto, sul discorso di Pino mi ha dato una disponibilità, una generosità, tante volte sul palco mi fa chiudere lo spettacolo e io mi imbarazzo perché dico: cazzo, quello, vabbè, può piacere o meno, però è Pino Insegno, ha la sua storia, fa il suo spettacolo che è la parodia di 60 sfumature e le 60 sfumature del grigio, no? di grigio, sì. Di bianco, rosso e verdone, sì, esatto. Quelle. Eppure invece mi fa chiudere a me, e io per questo non potrò mai smettere di ringraziarlo, perché è un insegnamento che tu puoi essere a qualsiasi livello, devi sempre ricominciare da capo, e se hai a fianco qualcuno che tu reputi sia meritevole di avere spazio, e fai un passo indietro, anche se ti chiami Pino Insegno, e lo fai esibire, e i bis li faccio sempre io, ed è una cosa che mi auguro di poter fare, ecco, con un Giacomo Rasetti e con altra gente che conoscerò e con la quale vorrei collaborare. Il crodino, vede il discorso di Bruno, vado a fare tra i 1000 provini che ho fatto di pubblicità, e tutto, arrivo a fare un provino e la gente mi chiama un giorno e mi dice: guarda Fede, guarda, ti hanno preso per il crodino, fare la pubblicità del crodino con Owen Wilson. Dico: cavolo, che bello. Quando vai a fare un provino devi anche indicare se le disponibilità che ti chiedono loro sono confermate. Io ero preciso, finivo il mio spettacolo di domenica e lunedì sarei partito per Budapest per girare il provino. Mi dice: guarda Federico, c'è un problema, il regista ha visto il tuo provino, ti vuole, devi arrivare venerdì. E dico: ma io non posso, perché venerdì, sabato e domenica devo fare il mio spettacolo, le ultime 3 date, tra l'altro erano esaurite, e tra l'altro erano a Roma in un teatro dove arrivavano 205 pullman, 4 pullman dall'Abruzzo che venivano a vedere questo spettacolo per forza. Ho detto: guarda, non si può fare. E poi mi dice: cosa? Ti perdi lo spot del crodino, andrai in giro per tutta l'Europa, che fai? Poi Owen Wilson. Alla fine ho dovuto trovare la maniera di risolvere la questione, sono partito, e l'esperienza del crudino è stata molto bella, lo spot è divertente, è piaciuto così tanto lo spot del crudino che adesso ci hanno rimesso il gorilla. Io invece c'era un altro di cose che ho trovato su YouTube, ora te lo faccio vedere, vedi, commenta, ce lo va. I numeri sono dalla sua parte, è stato definito lo stallone italiano, signore volume.
come Rocco Siffredi. Sì. Faccia vedere la vergogna, prego. Ma guarda, sì, questo è Siffredi. Il peccato. Non è la vergogna. Come Rocco Siffredi? Rocco Siffredi, certo. Non è Rocky Marciano che dovevamo fare. Ah, Rocco Marcheggiano, no. Non è il figlio, no, di Giovine Pasqualini di Ripa di Latina, chiedi. No, Rocco Tano Ortona. Forse mi sono sbagliato che tutti e due Rocchi sono. Chieti, la provincia è la stessa, certo. E certo. Forse mi sono sbagliato che tutti e due danno i colpi. Cioè, ma per favore. Tutte queste questo danno i colpi, come? Danno i colpi, tutte e due, non dobbiamo sottolineare. Si poteva tenere un po' di più. No, erano delle interviste, quindi ho preso proprio un pezzettino. No. Quello io sono Abruzzo, è uno spettacolo scritto con Piero Di Blasi, un artista abruzzese, autore. Ecco, anche lì, Bruno, sul discorso di chi sei e che cosa fai, no? Giustissimo. Questo ragazzo, Piero Di Blasi, è di Spoltore, di Villa... di Santa Maria di Spoltore, sì, Villa Santa Maria Teresa, Santa Teresa, Santa Teresa o Villa Raspa, o Villa no, Raspa. No, è di Spoltore, c'è una zona piccolissima, si chiama o Villa Maria o Santa Maria, però Spoltore. Vabbè, comunque questo ragazzo è cantante, autore, attore, regista, fa tutto, ed è doppiatore. Questa è una cosa, noi lo chiamiamo il grande bluff. Però saper fare più cose non potrebbe essere un'arma a doppio taglio, nel senso che uno non spesso si sì. Ecco, non hai una tua vera identità, non, come funziona? Questo è vero, questo ti può capitare, però nel caso di Piero è riuscito a canalizzare in base alle varie fasi della vita questo lavoro, anche perché poi ti devi inventare, se vuoi vivere di questo mestiere ti devi reinventare. Io credo che lui ha fatto la scuola con il professor Matarazzo di ve lo ricordate, di Montesilvano? Matarazzo, di nome sì, l'abbiamo sentito. Professor Matarazzo era un signore che andava in barca a vela? Io penso di non me lo ricordo questo tipo. Era anche un professore famoso. Comunque scusami, non ti interrompo brevemente. Sì. Matteo Dinisio, un ascoltatore, ti saluta, sì. Dice ciao Federico, e dice sei stato il primo a portare a Chieti. L'abbiamo detto. Tegetto e sono indifferita. Le giovannate non ci possono stare. La giovannone. Allora, un minuto di raccoglimento, a sto punto lo chiedo io, ci serve un momento di riflessione. Melodico, armonico, musicale. Oh. Chi ci aiuta in questi casi a noi? Linda. La sora Linda. Tutti a indicare Linda. Tutti a indicare Linda, vai. Allora, beh, dipende se ce l'abbiamo, perché non tutti l'abbiamo nello stesso punto. Infatti, tipo io mi vedo in alto. È una foto bella, questa è una foto bella, vai. Esatto. No, ma Luciano del Gran Mastro l'avete salutato? No, Luciano. Almeno male, almeno non interrotto. Luciano del Gran Mastro. Ciao Luciano. Attenzione, prima di Linda c'è la sorpresa che forse ci ha regalato Riccardo, perché sto vedendo una persona che sta per collegarsi con noi. Sì. Mamma mia. È vero? Mamma mia. Io ho già letto. Doveva cambiare il nome, mannaggia. Mannaggia la miseria. Io mi preparo. Ci doveva mettere Rocco. Ma la, no. La carrambata, cioè, si fa o non si fa? Arriva. Apri la busta, Federico, apri la busta. Allora, mentre arriva vi leggo qualcosa che ha scritto. Tu preghi prima di mangiare? No, mia moglie è brava a cucinare. In Brasile viene investita una persona ogni 3 secondi, nemmeno il tempo di rialzarsi. Il mio terapista dice che mi faccio coinvolgere troppo nelle vendette. Lo vedremo, caro il mio terapista. Queste sono cose che probabilmente fanno ridere solo me, però proverbio cinese, canca baia, poco cotto. No, ma perché non è terribile. Dottore, mi sento strano, ho delle premonizioni sul futuro. Interessante, da quando le succede? Da mercoledì prossimo. Eccolo. Ciao, ma ben arrivato. Può anche parlare, Elia. Gli mancano. Ce l'ha il microfono. Gli manca ancora il microfono. Deve preoccuparsi del microfono. Vabbè, o comunque, se non riesce ad ottenere l'audio, può uscire e rientrare con lo stesso link che ha ricevuto. Oppure deve mimare.
ma se ti dico fregate, tu che cosa intendi? Aspetta, che sta perché c'hai i foglietti per scrivere? Sì, sì. Guarda, non, guarda, va. Non sento. E noi non sentiamo. Quindi si mima così. Vabbè, allora, peccato perché si perde la performance. Ma di Linda, Bruno, dai, Linda, tocca a te. Sì, Bruno, chiamalo. Allora, mentre risolvete il problema con Massimiliano, io voglio sentire Linda. Dai. Bravo. Sì, sì, sì. Che hai preparato, Linda Bella? Allora, io ho preparato un brano che parla d'amore. Tanto per cambiare. è di Nat King Cole. Bella. E fa così. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than everyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two when love can make it. Take my heart, please don't break it. Love was made for me and you. Don't you know that love was made for me and you? Don't you know that love was made for me and you? Un applauso muto era questo. Esatto. Giovanni, grande, grande, grande Linda. Giovanni, blocca un po' sapendo. Complimentissimi, brava, 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 brava. Grazie Federico. Buonasera Massimiliano, benvenuto. Buonasera, io ho messo il pigiama delle grandi occasioni. Wow. Stiamo con la tuta, non ti preoccupare. Bellissimo. Allora, Massimiliano, tra l'altro, è diciamo così, sui giornali di tutto il mondo, perché è uscita il suo pezzo insieme come si chiama? Elio Di Pasquale, no? Elio De Pasquale. Elio De Pasquale, avete fatto questo pezzo che si intitola? La ballata della quarantena. Ragazzi, la dovete vedere, non so se la vedete. Un videoclip. Vedere e sentire? No. Massimiliano, gira il telefono. Che ti vediamo, no, è bravissimo, no, vicino al microfono. Quante cose devo fare? Beh, so. In chat bisogna darsi da fare. Infatti, è vero. Nel frattempo mi viene a salutare mia figlia. Guarda che bella. Cucciolina. Oh. Hai visto chi c'è? Guarda qua, guarda chi c'è, guarda. Polpetta. Guarda. Ciao, quanto è bella. Quanto è bella. Sta vedendo School of Rock, ragazzi, sta vedendo School of Rock. Grande, comincia benissimo, fantastico. Bellissimo quel film. Di Massimiliano, scusa. Una settimana esce un altro pezzo, un reggaeton. Come si intitola? Per sottotitolo, non vi svelo il titolo, per sottotitolo la ballata della fase 2. In realtà è un reggaeton, non vi dico niente, però è molto spazio. Senti, è una storia d'amore ai tempi della quarantena, quindi. Bello, bello, bello. Max, prima ho letto le tue freddure, quelle del nostro Via Col Vecchio. Noi stiamo sperimentando uno spettacolo che si chiama Via Col Vecchio. Ma ti posso chiedere le attività? Ce le hai le attività? Qualcosa a memoria. Vai. Allora, vi devo dire che Massimiliano si è messo in proprio e vuole aprire delle attività, no? Giusto? Sì, sì. Anzi, vedi, sta quarantena proprio mi fa capire che basta con lo spettacolo, sto pensando proprio a queste attività da aprire. Tipo? Tipo la vineria in Toscana, chiamarla il mosto di Firenze. No, è vero. Il mosto. Poi ce n'è una che sto ancora ragionando, dove vendo, diciamo, articoli per gli armadi, lo chiamerei dagli appendini alle ante. Fantastico. Dagli appendini alle ante.
Alleante, è basso il volume. Assimilia, fai qualcosa col microfono, avvicina, oh, metti tutto davanti, fai qualcosa. Ho speso 29 euro per sto telefono. Allora. Dove l'hai comprato? Da C-Link. No, ma appunto, vi sentite? Sì, sì, sì. Dai, vabbè. Basso. Dentro uno scafandro. Non giusto? Ci sentiamo come dentro uno scafandro a 2000 metri sotto il mare. Ma sarà colpa delle cuffie? No, sì. Dello scafandro. No, no, basta che avvicini. No, devi avvicinare il microfono che hai sotto il mento, avvicinalo più vicino alla bocca. Un po' tipo quelle uscite di sicurezza. Così, così. Portare. Emiliano, scusa, Sky è arrivata a casa tua? Oh, vi sentite? Sì. Benissimo. Oh. Roger. Allora, io siccome ho installato Zoom, ho installato Zoom apposta per voi. Vi ho visto tutti con le cuffie, ho detto cazzo, servono le cuffie. Giù, è vero, è vero. È vero. E questo invece mettendo le cuffie e non mi sentivate, è colpa delle cuffie. Allora le cuffie le pagate 1,90 euro. Ma che è lo stesso fornitore di Riccardo Clinco, hai comprato le. C'è qualche cinese qua che sta aperto. Ma scusate, non rivelare tutto, dai. Riccardo le pagate 1,60 euro e gliel'hanno pure portate alla casa. Sì, sì, ma io uso queste cuffiette stupide. Poi ho visto Riccardo Clinco, sembrava tipo telecronaca sportiva. Sì, allora, scusate, se comprate per rovinare questo momento, vi dico che Massimiliano è quello che ha scritto: Giuda, hai visto Gesù? Guarda, l'ho appena incrociato. Beh, non serve adesso. Senti, dopo Pasqua. Visto l'orario, chiuderei con questa, scusate. Uomo di 40 anni con questo non riesco neanche a dire. Uomo di 40 anni con eiaculazione precoce cerca ragazza per troppo tardi. Ammazzalo. Sono andato. Copyright le possiamo riutilizzare. Sono andato 3 volte in vacanza e tutte e 3 le volte mia moglie è rimasta incinta. La prossima volta la porto con me. Questo è veramente lui. Sono entrato alle poste e ho chiesto dove fossero le raccomandate. Si sono alzate 5 impiegate. Ieri, feci la prima volta con te a Pescara. Mamma mia. Allora, ieri hanno arrestato il fruttivendolo del mio quartiere per traffico di droga. Io sono stato suo cliente per 5 anni e non sapevo facesse il fruttivendolo. Vabbè ragazzi, ce n'ha 12.000, questa è un... Guarda, ti faccio vedere ogni tanto, mi arriva una cosa e mi fa Massimiliano, ma dove le possiamo trovare? Ce l'hai da qualche parte? O solo... Appena riprenderemo uno spettacolo con Federico Perrotta, vero? Guarda, Federico? Guarda che mi fa, oh, guarda quanti fogli, guarda. Fa, Fede, allora, ho scritto e poi mi dice perché non mi risponde e quante cazzo tengo tempo per leggere tutta sta roba? Adesso ti lavoro. Come stai, Massimiliano, nel frattempo? Allora, io in questi giorni, cioè, soprattutto questo mese, approfittando della quarantena, ho scritto una decina di video con Dado, ma l'unico che mi chiede. Tutti mi chiedono su cosa l'hai scritto, su Federico mi chiede quanto dura. Cioè non mi chiede su cosa l'hai scritto, non mi interessa quanto dura, mi dice. Una quarantena, quando vuole durare? E poi siamo tutti qua, ottimo, se ne andava il microfono. Cioè quello non è un microfono, quello è una mazza da baseball, roba, è un'arma. Cioè, quello è un microfono. Si può anche spostare. Oh. Comunque, Massimiliano, come la stai vivendo questa quarantena? Allora, io sto a Pescara e ho una ragazza a Montesilvano, quindi... quindi mi sono abbonato ai migliori. Io conosco anche molto bene. Sì, sì, è vero. A parte le prove degli spettacoli e qualche altra piccola cosa, in realtà sto continuando a scrivere, scrivo. Però, insomma, mi mancano gli spettacoli, mi manca questo più che altro. Poi aspettiamo. Ma la quarantena ha favorito le idee o no? Ah, in realtà, brutte o belle che siano, che piacciono meno, ce le ho sempre.
Quindi quella è una cosa che sta proprio nel cervello, insita lì, non si muove. Sì, se ne va. Anche con le canzoni, che non era la mia specialità, abbiamo scritto queste due canzoni con Elio De Pasquale, che è bravissimo. Ma questa ballata della quarantena si può vedere? C'è un videoclip, l'abbiamo recuperato? Sì, c'è un videoclip su YouTube. Allora dai, cerchiamolo. Ha girato su WhatsApp, tanto ce l'ho pure io da qualche parte. Te lo trovo a volo. Poi Massimiliano, ti manderò lo screenshot dei messaggi tra me e Milo per farti entrare, ma te li giro in privato. Va bene, va bene. No, questa bar è carina perché sono, oltre a Federico, anche vabbè, apre e chiude Roberto Pedicini e poi ci sono Duccio, Marco Papa, Tiziana Di Tonno, a cui ho chiesto semplicemente di fare azioni, quello che volevano. Ho dato qualche indicazione dandogli qualche frase del testo, ma in realtà è tutto molto libero. C'è Tiziana Di Tonno, i Quattro Santi, che hanno partecipato. Marco Papa di solito si affaccia alla trasmissione, chissà se ci sta vedendo. Marco, puoi affacciare un attimo? Marco si affaccia adesso. Scusa, è quello dove c'è scritto Elio e Laura? No, gli scrivo. Esatto, sì. Ok, ce l'ho. Hai trovato, Roberto? Sì, a volo, eccolo qua. Lo sentiamo, ragazzi? Vai. Flaggo. Ma quando devo flaggare io? My name is Aaron and she passed $10 was this. Non è una cumbia, non è la Macarena, è la ballata della quarantena. Si balla prima, durante e dopo cena, si balla in piedi o poggiati sulla schiena, si balla in bagno oppure nel salone, o mentre cuoci in cucina il ciambellone, la balli in doccia o dentro la tua stanza, o con la mamma sempre a un metro di distanza. È proprio ganza questa canzone, non ha bisogno della certificazione, la balli steso o nella vasca, sulla soffitta e pure con le mani in tasca. Indossa un frac o un costume, e in testa un grosso cappellone con le piume, e adesso vai, fatti vedere, vai sul balcone e ballerà tutto il quartiere. Un piede avanti, l'altro va indietro, in questo ballo non si fa nemmeno un metro. Un piede indietro, poi l'altro avanza, fino al portone come dice l'ordinanza. Le gambe larghe, le braccia in aria, è il primo ballo di gruppo in solitaria. Mano sul petto e l'altra sulla fronte, ed è un bacetto al nostro premier Conte. Non è una cumbia, non è la Macarena, è la ballata della quarantena. Si balla prima, durante e dopo cena, si balla in piedi o poggiati sulla schiena, si balla in bagno oppure nel salone, o mentre cuoci in cucina il ciambellone. La balli in doccia o dentro la tua stanza, o con la mamma sempre a un metro di distanza. A questo ritmo fatti portare, ma non in strada perché lì non ci puoi andare. Io sulla sedia, tu sul divano, teniamo il ritmo e non teniamoci per mano. E allora balla, dai fatti avanti, si balla insieme tutti uniti ma distanti. Balla da fermo, girando in tondo, più stiamo a casa e più salviamo il mondo. Che succede? Bellissimo. Ha tagliato Giovanni. Hai visto? È arrivato il Papa. Lo vedi? Marco. Lo vedi come è arrivato? Ma abbiamo tagliato sul più bello. Ma stava per entrare Marco Papa nel video. Ma infatti abbiamo fatto venire live. Come va? Tutto bene? Quanto sei bello, quanto sei bello. Ciao Marco! Oh Federico! Federico Perrotta, come stai Federico? Buon stengo. Ma dove sei? A Roma o a Pescara? A Roma, con quella, la piccoletta, con la signora. Ah, che bella, guarda. E che bella epoca che stai passando. Con una bimba piccola è fantastico. Complimenti. Avete fatto i complimenti a Federico? Abbiamo anche visto la bambina. Bellissima. Facciata. Come va? Bene. Ma è entrato Marco Papa, ci siamo intristiti tutti quanti. No, gli stiamo lasciando spazio, lo faccio. Aspetta. Sono entrato io, è stato un mortorio. Basta, ma ancora la Macarena noi, ecco perché ci stavamo tanto a divertire. Esatto. Allora, il messaggio che vi ho mandato è:
ciao, se non dormi puoi entrare un attimo, abbiamo fatto entrare, ma ci stiamo divertendo. Sì, sì. Guarda, all'ordine di entrata arrivo subito, lo sapete, esatto. Mi hai chiamato per qualche motivo, infatti il motivo era Federico e Massimiliano. Federico non lo vedo da un sacco di tempo, Massimiliano ci siamo sentiti. Vedo perché lo vedo. Con Federico niente, cioè, che c'è, lo vedo ormai, lo vedo via o via TV o via, che ne so, via fotografia. Però c'è sempre la telefonata, c'è sempre l'affetto profondo. Poi faccio vedere un reperto di quando ho cominciato a fare questo mestiere. Dai. Sì, eccolo. Ha fatto il flanco. Fatelo vedere. Sì, no, adesso lo ingrandisco. No, dritto, era meglio. Ecco, e parla, devi parlare, Federico, sì, vieni in primo piano. Praticamente, ragazzi, questo qui è quando facevo Renato Zero, con questa palandrana che mio padre, per farmi fare sto costume, è dovuto andare all'ingrosso dei tendaggi, per questa cosa, perché era una cosa immensa. Io facevo Renato doppio zero e vi racconto che per iniziare a fare i matrimoni in Abruzzo, in particolare a Villanova, dove ci stava la lanterna, la griglia, tutti questi posti qua, New Gilda, mio padre, avendo un'azienda di bomboniere, lo faceva tranquillamente. Dicevo: guarda, prendi le bomboniere da me che ti regalo l'ospitata di Renato Zero. Faceva il pacchetto. Faceva il pacchetto. Così è cominciata sta storia. Questo vestito, a cui tenevo tanto, che è costato tanto, insieme alla parrucca, che era la parrucca di quel negozio che sta a Pescara. Come si chiama quel negozio per le persone che hanno bisogno delle parrucche? Che sta proprio via Trieste? Via Trieste, vicino al mare? Sì, vicino al mare, quello lì l'ho preso. Ma era costato tipo un'enormità, perché era la parrucca vera, la cosa vera, come lo portava Renato in quel momento. Professionale. Questo vestito me l'hanno rubato, una sera ero andato a vedere uno spettacolo al Sistina, mi hanno rubato una borsa, questo vestito. Io mi sono immaginato i ladri che hanno preso la borsa e andavano girando vestiti da Renato Zero giro per Roma. Pensavano che fosse piena di soldi. Me lo ricordo quando successe, lo sai, che mi sa che lo dicesti. O eravamo in uno spettacolo insieme, hanno rubato tutto. Ma io il ricordo più bello di Federico, che io impazzisco, le prime volte che l'ho visto dal vivo, e quando fai quel pezzo che ti strappi i peli, te l'ho sempre detto, sotto le ascelle, che io pensavo che fosse finto, invece cioè tu te li strappi veramente i peli sotto le ascelle. Qua, ragazzi, era un pezzo, secondo me non ci sono rimasti più, secondo me sono finiti. Fantastico. Era un pezzo, un balletto che però nell'esagitazione, nel momento, che tanto voi lo sapete che quando siete lì l'euforia ti piglia, tu non comandi più te stesso, e io strappavo sti peli ma io li vedevo volare in controluce, sai, con i riflettori, li vedi? E la cosa che mi ha fatto più specie è stata proprio quella, il fatto di vedere sti peli che svolazzavano, che volavano, bellissimo. Beh, finalmente sono riuscito a vedere casa tua. Ti ricordi l'altra sera ti dicevo: dove stai? Sotto una cosa, sembrava che in un autobus. A me parli con me. Sì, con te, Marco. Sì. Te lo ricordi? Eccola qua, guarda dove stai qua. Non fare lo snob, qualche secondo in fondo, ballando facciamo respirare il mondo. Non è una cumbia, non è la Macarena, è la ballata della quarantena. Guarda, mo ti faccio vedere anche un'altra cosa, se riesco a girare la camera, no, vediamo un po', ti faccio vedere esattamente... No, la camera, devi girare il telefono, Marco, non girare la camera. Sì, aspetta. Oh. Che succede? Ma guarda che casone si è fatto. Facciamo... Marco Papa, Facciamo una cosa di sottofondo. Secondo me è più grande la casa di Marco Papa di quella di Cesarone. Ma non è che gliel'ha fatta Time Rivestimenti? Sicuro. E domani quando vi devo dare sempre? La mia sì. Guarda, si è bloccato qualcosa, Marco. Attenzione, stai mettendo a favore di wifi, eh? Mettiti a favore di 95 e 92.5. Gradi però. ma purtroppo... FM.
allontanandomi dal wifi. Marco, mentre cammini con queste luci sembra Rec 3, la vendetta. Ecco, eccola là dove stava la scala dell'autobus. Ah, esatto. Ecco. Aspetta che poi ti faccio il primo piano, aspetta. Vai Marco, rifai il primo piano alla scala. Benissimo, adesso è chiaro. Ok. È un sottoalco dove lavoro, eh. Sì, sì. Ma la casa è strana perché su più livelli, capito? C'è la cucina, per esempio, che è sotto di 3-4 scalini. Poi c'è la camera da letto che si risale un'altra scala e si va sopra. Ma dove vivi? Dentro una torre, per caso? No, non è una torre. Una torre di Ferrano. Questo si chiama, pensa un po', il residence degli artisti. E ci sono capitato per caso. Ma è una vecchia dimora del Settecento che hanno rimodernato, hanno lasciato per esempio questo muro che adesso dove c'è l'orologio, che è il muro originale della casa del Settecento. Ci sono alcune cose che sono rimaste quelle, altre che invece sono state rimodernate. Beh, secondo me le tue fans adesso aumenteranno, anche le proposte di matrimonio dopo sta casa che hai fatto vedere. Specialmente quello. Ragazzi, il video di Elia è bellissimo. Io stavo guardando mentre parlavate, ogni tanto vedo. Perché non facciamo vedere? Infatti adesso lo continuo a far vedere, no, e scusate, specialmente quando Massimiliano si divide in tre. Aspetta, Federico stava dicendo una cosa. Con lo stesso pigiama che ho adesso. Come? Con lo stesso pigiama che ho adesso, quel video. Per piacere, Massimiliano, allontanati dalla camera perché già c'hai il faccione. Mi sono messo la cravatta perché ho visto che ero l'unico in pigiama. Non ho la cravatta sul pigiama, però. Il pigia cravatta. Esatto. Per essere elegante. Attenzione, c'è un messaggio da alcuni amici. Riccardo, ti salutano i tuoi fans. Cibalgina, Voltare, Nokia, Aspirina e Rocha. Vabbè, vado avanti, guardatelo, si è diviso in tre. Si balla in piedi o poggiati sulla schiena, si balla in bagno oppure nel salone, o mentre cuoci in cucina il ciambellone, la balli in doccia o dentro la tua stanza, o con la mamma sempre a un metro di distanza. Un piede avanti, l'altro va indietro, in questo ballo non si fa nemmeno un metro. Un piede indietro, poi l'altro avanza, fino al portone come dice l'ordinanza. Le gambe larghe, le braccia in aria, è il primo ballo di gruppo in solitaria. Mano sul petto, l'altra sulla fronte, ed è un bacetto al nostro premier Conte. Va bene, dai. Ragazzi, c'era anche Dado, ho dimenticato, c'era anche Dado. Ho visto anche Valentino Aquilano. Saluto al volo Patrizia D'Agostino, una mia cara amica che mi segue. Ciao Patrizia. Ciao Patrizia. Ragazzi, scusate, posso sollevare un problema? Visto che ci siamo un po' tutti quanti, c'è anche Federico, c'è Massimiliano. Avete visto tutti quanti che Milo ha fatto quella lettera a Conte? Io già sapevo di questa cosa perché ne ho parlato proprio ieri con lui. Ma Milo prima stava qui, Sì, va bene. Comunque, poi è venuto a mancare. Piace, anzi, abbiamo anche padre Giovanni che vuol dire qualcosa. Giovanni, no, fai finire a parlare Marco Papa, per favore. Perché sto estrinsecando un problema che tra un po' abbraccerà tutti quanti. Il discorso di noi artisti che ha sollevato Milo. Allora, molti hanno il doppio lavoro e questa cosa qua magari non sfiora neanche minimamente, ma molti come me, Federico, Milo, Massimiliano e non so chi altri di voi fanno proprio solo questo lavoro, e da quello che noi sappiamo e che vediamo dai mezzi di comunicazione, i teatri riapriranno il 31 dicembre e non si sa, poi tra l'altro, questo è quello che hanno ipotizzato, però diciamo che in prospettiva noi il lavoro nostro riprenderà forse tra un anno e mezzo. Ora, a questo punto, visto che si sono mossi cantanti, musicisti nel settore della musica, nel settore dello spettacolo, del teatro,
forse a livello nazionale qualcosa si sta muovendo, ma dovremmo fare noi qualcosa a livello di abruzzese per cercare di smuovere la situazione, perché se non ci facciamo sentire, noi siamo l'ultima ruota del carro. Volevo chiedere a tutti e tre, insomma, a te, a Federico e a Massimiliano, ma in questo caso l'Empals sta cercando di tutelare i suoi iscritti? No, niente di niente. Federico penso che possa confermare. Sì, ma anche Milo, se no Milo non partiva con sta lettera proprio perché... Ragazzi, noi non siamo assolutamente tutelati da nulla, cioè Empals, SIA, eccetera, eccetera. No, sono semplicemente delle entità che ti parano il sedere in caso di pensione, quando sarà ti pagheranno. Però... questo è un problema che tocca anche di riflesso Alessio Consorte, perché stava ormai per ultimare i lavori del suo film e lui da produttore adesso si ritrova con l'opera come prima, quasi, Bruno, come prima. Sì, infatti ho parlato un po'. Sì. Che fanno solo questo lavoro. Purtroppo sì, se vogliamo parlare di questo progetto dove io ho investito tutto di mio, perché fino adesso non ho preso un soldo da nessuno. L'ho fatto di mio, io pensavo appunto di recuperarli perché il film piacerà e andranno al cinema a vederlo, però ecco, non so quando uscirà. In questo caso, vedi, ecco, esatto. Ora tutti quelli, anche Federico, che lavora non solo con il suo spettacolo, ma lavora con le pubblicità, con gli spot, con il cinema, con il teatro specialmente, noi in questo caso, secondo me, come abruzzesi, non come pescheresi, ma l'Abruzzo si dovrebbe cominciare a muoversi proprio per questa cosa qua. Io purtroppo non riesco a essere il cuoco, ma sono la pietanza, per cui non saprei neanche come metterla in piedi. Però se c'è qualcuno che in mezzo a noi o che ci ascolta o che sa promuovere una qualsiasi cosa per poterci veramente parare il sedere, perché realmente noi tra poco cominceremo ad avere le pezze al sedere. Il problema è molto molto serio, poi si scherza, giochiamo, cerchiamo in ogni maniera di allontanare il pensiero e tutto dicendo ce la faremo, tutti gli hashtag del mondo. Il problema è grave, anche perché davvero si riprenderà a lavorare tra tanto tempo. Cioè, è dura poi. Non ci sarà una recrudescenza, Federico, perché il problema è questo. Cioè, adesso ci sarà questo il 7 maggio noi in Abruzzo dovremmo essere, diciamo, tra virgolette, liberi di poter cominciare a fare qualcosa, aprire negozi, cominciare a uscire. Sempre con le dovute cautele. Se non c'è una recrudescenza di questo virus, allora il 31 dicembre ci sarà l'apertura dei teatri sempre con il distanziamento sociale, che è impossibile. A teatro diventa, cioè, se fai 900 persone ne fai 450, ma chi viene a teatro? Ma pure lo spettacolo è compromesso, perché magari ci sono delle scene dove gli attori sono a stretto contatto, come si fa? Esatto. Ma io parlo un attimo di tutto, ma parlo, ripeto, cerchiamo di essere un po', tra virgolette, passatemi il termine, egoisti, nel senso, cerchiamo di curare quello che siamo noi in Abruzzo, perché realmente in Abruzzo ci sono tante realtà che saranno ferme, che sono ferme, saranno ferme e cominceranno ad avere problemi. Ma io mi auguro che si possa, certo hai ragione, bisogna individuare una persona che riesca a mettere per iscritto le istanze, tante volte non sono le medesime per ognuno di noi, ma dobbiamo cercare un punto d'incontro o magari individuare quali sono le massime aspettative o le minime, basterebbe anche le minime per ognuno di noi, per i vari settori, e presentarle al nostro primo interfaccia e l'assessore in questo momento alla regione, credo che sia l'assessore più giusto per noi, Mauro Febbo, arrivare a lui con una proposta dritta, giusta e diretta.
La cosa è così. Ma comunque, Marco, ho chiamato per ridere, mannaggia a te, guarda che cosa. No, vabbè, ma io ho approfittato proprio della situazione proprio per snocciolare un attimo questo problema, perché altrimenti, ragazzi, se non siamo tutti quanti d'accordo, questo problema non esce. Adesso no, non è vero. Ne abbiamo parlato, io ho buttato l'esca, adesso possiamo continuare a fare e a dire qualsiasi cosa. Hai buttato l'esca, ma c'è il fermo biologico, quindi alla fine. No, Marco, hai salutato la nostra Maria Rita Piersanti? Te ne sei accorto? Che c'è? Non l'ho vista assolutamente. Dov'è? Fatemela vedere. Devi parlare, Maria Rita, devi parlare. Ma state parlando e non mi sono accorto. Ciao Marchetto, io giovedì sera sono entrata tardi e tu eri appena andato via. Porca miseria, vedi? Adesso ci si vede. Come stai? Non c'è male, per fortuna reggiamo anche qui. Le situazioni sono quelle che sono, però l'idea che hai avuto non è male. Ne stavamo parlando in diversi modi anche prima, di unire energie artistiche abruzzesi, ma giustamente la cosa va progettata in un modo assolutamente efficace. Maria Pia, il problema lo sai qual è? Non è, cioè, io non vorrei evitare di fare serate o di fare convegni, eccetera, eccetera. Qui bisogna andare dritti al punto. Bravo. È inutile serata per o concerto per. Non esiste. Qui dobbiamo andare direttamente al punto e dire. Non è una cosa che noi prevediamo, è sicuro che sia così, cioè il teatro si fermerà, è fermo, adesso si fermerà e non ripartirà se non fra un anno e mezzo. Il problema è questo e non è possibile demandare ancora o rimandare ancora o far finta di nulla, è così. Ma nessuno vuole far finta di nulla, però c'è sempre la speranza che possa cambiare qualcosa da oggi a domani. Ma secondo me si dovrebbero inventare dei programmi online dove per esempio Marco Papa fa il suo spettacolo e tutti si iscrivono, pagano e ascoltano. Ma vedrai che sarà fatto esattamente così. Non è la stessa cosa con il pubblico, però almeno. Allora, ho capito, però io sto cercando di muovermi, perché per fortuna un pezzo del mio spettacolo sono i film doppiati, eccetera eccetera, quindi anche per quella piccola parte di quell'ora dei film doppiati io ho una piattaforma oltre quella che vi ho già detto, CantiV, che è una piattaforma gratuita, ne ho un'altra dove la gente può pagare per vedere il film, però è un palliativo, cioè io personalmente è la morte dell'artista. Io non sono uno che fa cinema, soltanto cinema, ma sfido qualsiasi artista fermo davanti a una camera e vivere solo di quello. Certo, Marco, mi trovi perfettamente d'accordo e sono pronto a darti una mano con tutte le conoscenze che ho e che abbiamo tutti per cercare di risolvere questo problema, però onestamente la vedo di difficile soluzione, cioè nel senso che tu hai sollevato un grandissimo problema, ma più che la risposta che potrebbe essere un contributo in termini monetari che ti possono dare a te e a tutti gli artisti, credo che altri obiettivi non ci siano, perché la legge a livello nazionale, il distanziamento è una cosa che hanno già determinato, quindi tutti i proclami che possiamo fare sono finalizzati unicamente ad avere, credo, un contributo più che altro per far vivere queste persone, oltre a te, tutti in generale. Perché l'unica soluzione è questa. Io ti dico, se vuoi, mi metto in prima persona, conoscendo, come tu ben sai, tutti i politici a livello regionale, e se vuoi ci sentiamo al telefono, ti do una mano, ci possiamo sentire. Riccardo, coinvolgiamo tutti. Ripeto, io non so come agire, perché non sono nato per questo. Io ci posso mettere la faccia, posso essere una persona che comunque si mette in prima linea, assolutamente. Però poi il resto deve essere snocciolato da chi queste cose le conosce, da chi queste cose le sa. Io mi faccio partecipe di questa cosa che io ho lanciato, ma che penso che sia un pensiero di tutti quanti. Assolutamente sì.
perché ripeto, ridiamo, scherziamo, ci divertiamo tantissimo, però poi alla fine, tra 3 mesi, 4 mesi, cominceremo a fare veramente i conti con quello che ci rimane in tasca, perché non, noi l'estate che lavoriamo nelle feste di piazza, o noi l'estate ce la siamo già giocata, e quella è lo zoccolo duro della nostra, del nostro lavoro. Poi il teatro si fa, io per esempio scelgo io di fare il teatro e quando farlo, e me lo programmo prima, però io mi trovo con il sedere per terra, non so sinceramente da dove cominciare. Quindi è una cosa che io dico, però torno a dire, l'asso nella manica io ce l'ho, ripeto, questa piattaforma televisiva, però torno a dire, è un palliativo che avrei lasciato comunque per ultimo. Certo. La pensione, capito? A 70 anni. Speriamo di no. Va bene. Vai, basta. Noi siamo una trasmissione no COVID, per favore, dai. Benissimo. Senza, allora, mascherine, ok, vabbè. Fatemi salutare di nuovo Maria Rita, che non vedo da una vita. Maria Rita, dove sei? Fammiti vedere. Sono qua. Ecco, ma tu dove sei? A Roseto, a Pescara? Vivo a Roseto, però lavoro, mi spostavo dappertutto, ma mi posso muovere, quindi online andiamo all over the world. Tanto Marco, adesso ci vediamo tutti, perché Giovanni da Dario ci ha invitato tutti a cena. Sì, ma tanto dobbiamo stare distanziati anche a tavola. Sì, hanno preparato quelle... Sì, le paretine, il braccio per mangiare, guarda. Tanto. Gli ospedali sono molto pieni, non lo so, però, se Giovanni, operano in tempo. Ecco il grande Pino Morelli. Buonasera. Ecco, vuole pagare Pino Morelli. Ben arrivato, com'è andata? Tutto bene? Che bella gente che ci sta, eh? Hai visto bella gente. Hai visto come ti abbiamo sostituito, Marco, bene? Ciao Massimiliano. Ciao. Ciao Mauro, ciao Bruno, ciao Paolo, ciao Ricky. Ciao Pino. Ragazzi, sei venuto a pagare la cena. È fuga, Giovanni, come tu sai, quindi io saluto tutti e me ne vado. Grazie Marco. Oggi più che una toccata e fuga, hai dato una mazzata e fuga. Marco, lascia qualche soldo per la cena. Sì, pure. Saluto Paolo, Mauro, ciao Maria Rita. Ciao Marco. Mi sono iscritto anch'io in cam l'altro ieri. Sì, quella ripeto è la piattaforma iniziale, poi ce ne sarà un'altra. Facciamo pure l'altra. D'accordo, ragazzi. Ciao, un saluto. Buonanotte. Ciao. Grazie Marco. Ciao. Mi chiedo scusa, vi abbandono pure io che ho la sveglia molto presto domani, però ci tenevo a precisare. No, ma noi dobbiamo chiudere, di solito chiudevamo a mezzanotte e siamo arrivati a fuori orario. Però io chiudo, che sei permesso. Ci tenevo a dire una cosa, vai veloce. La scena di Giovanni, velocissimo. La prima domanda di Giovanni a Federico: Federico, dove risiede? Io sto a Roma, allora facciamo una cena, offro io. Per come si fa dalle parti tue, è chiudo a Romana, cioè, quindi la fregata a tutti, ma voi non l'avete letto. Io tra le righe. Ragazzi, allora ci salutiamo, no? Vedrai che troverà una convenzione, Giovanni, in qualche maniera la offrirà, magari sponsor Time Rivestimenti per Rotta Bomboniere, il primo sponsor ufficiale. Tanti imprenditori abbiamo qua. Siamo in chiusura, però per riprenderci dallo shock, Federico, ci leggi qualche altra freddura così ci riprendiamo un po'. Stavo vedendo. Ci bevo su. Faccio pure un bel video. Prendi quel malloppo che c'hai, che ti ha mandato. No, ragazzi, questo è matto. Perché? Tanto caruccio. Ma quando gliene ha scritte, il problema è questo. Questa notte è entrato un ladro in casa mia per cercare i soldi. Io mi sono alzato dal letto e abbiamo iniziato a cercarli insieme. Ho comprato dei pantaloni mimetici, ma non li trovo più. Il divano. Come, questi sono vecchissimi, sono abbastanza vecchi. Dopo un concerto, Gigi D'Alessio mi ha chiesto: ma cosa ne pensi della mia esecuzione? E lui: sono favorevole. Esecuzione. Vabbè, ragazzi, dottore, ho un problema. Tutte le mattine alle 8 faccio i miei bisogni. Beh, dov'è il
problema è che mi alzo alle 9. Vabbè, prima di salutare Federico, prima di salutare Federico, gli facciamo vedere un'altra cosina, ma roba di veramente 10 secondi. Ti stavo dicendo prima, ma tu come con Fregate, come te la capi? Fammi capire. In che senso? Allora, ok, eccolo. Sving pure io? Ma che pure tu sei abruzzese? Di Villa Santa Maria di Spoltore. Allora, fregate! Andiamo, questo era il finale di Io sono Abruzzo al Salone Margherita, una serata magica di quelle indimenticabili. Eh sì, il fregato ci sta. Tanto per farci scappare la lacrimuccia. Beh, assolutamente. Quell'originale ce l'ha solo Alessio, quindi. Ah, sì, ragazzi, quello... io vi saluto e vi ringrazio di questa passeggiata e volevo salutare anche Pino, al quale andavo a rompere le scatole tutti i giorni per vedere se erano usciti i dischi nuovi tutti i giorni. Penso di avergli rotto le palle. Ma pure una bella rottura di scatole, però. Lo ero io. Non lo nego, c'è un sacco di gente alla quale io veramente devo aver rotto le palle tanto. Tu naturalmente a Chieti, non a Pescara. Chiedi. Io l'ho detto, là ci sono passati tutti, anche Maccio Capatonda con degli, sì, sì, con degli strani intrecci di ciabatte, me le ricordo. Là, nel caso tuo eri una persona normalissima, quindi va bene, ma lui era proprio uno strano. Strano, strano. Siccome si diceva che i figli di quelli che avevano fatto figli e che erano usciti dal manicomio andavano in giro, io ho detto, ma qua comunque io a Pescara non è che volevo fare il pescarese, cioè è che io andavo a Chieti, tutta la gente destra, ogni tanto entrava qualcuno e c'era un signore anziano, entrava, passava là, io sono un cantante lirico, e se ne andava, cioè e questo era, che io tornavo a casa, lo dicevo ai miei fratelli, ma che sti diavi, veramente, ma ti giuro, ogni tanto arriva qualcuno, uno è entrato, uno mi ha buttato una botta a una cesta delle cassette, mi hanno fatto cascare e se ne andava, cioè era... Ma perché sapevano che eri di Pescara? Ma no, perché là molto buona, girava. Ragazzi, dai, facciamo salutare bene Federico. Ciao, devi dirci semplicemente, per salutare dopo che hai detto ciao papà, devi dire io resto in chat. Ok, adesso lo dico? No, quando hai finito i saluti. No, i saluti sono che è stata una bellissima passeggiata finché non ci siamo intristiti con Marco. No, ma gli voglio bene, c'ha perfettamente ragione. Io sono un po' incosciente sotto questo profilo, cerco ancora di guardarla positiva, però è dura. E ringrazio anche Massimiliano, il suo pigiama, di essere intervenuto. È stato un piacere invece rincontrare voi, è stato molto piacevole, quindi magari tra un po' ci rincontriamo. E comunque da domani mattina io comunque dirò a tutti che ieri sera, come domani e dopodomani, io resto in chat. Grazie. Quando si fregna. Federico, bocca al lupo a tutti. Ciao Federico. Facciamo salutare. Grazie. Facciamo salutare pure Massimiliano, appresso a te. Vai Massimiliano. No, io innanzitutto voglio dire che entro in questa chat, eccetera, e trovo Federico che sta praticamente con il mio repertorio, quindi io magari volevo dire una cosa e voi mi dicevate no, l'ha già detta Federico. E lo denunci magari. Come? Lo denunci? No, assolutamente tutto dichiarato. Ma questa non era neanche scritta la SIAE, sto matto. È vero, mi sono iscritto grazie a Federico. Cioè, dico, tu sei matto. Buonanotte, ragazzi. Ciao, Federico. Ciao, caro. Ciao. Emiliano, saluta tu con io resto in chat alla fine. Va bene. Volevo solo dirvi che è la preferita di Pino Insegno, invece, un'altra delle attività che volevo aprire, che è un negozio di bio, che si chiama Ogni germoglio è bello a mamma soia. E l'ufficio di ragazze che rispondono al telefono e chi tace al call center. Ma questa call center, grandiosa. Guarda, dove possiamo pescarle, perché la prima cena fuori che farò devo avere il repertorio tuo, perché in realtà qualcosa di quello che ha detto Federico c'è in chat, perché quelle sono vecchissime, ci sono già in chat, guarda, ci sono in rete
le trovate, perché avevo il blog, scrivevo allora su un blog. Però dichiarerò la fonte, che cosa giusta e sana, ovviamente. Quelle che si trovano messe in rete le trovi su vari siti, anche anonimi, perché sono volutamente anonimi, eccetera, però le avevo conquistate. Anche se anonimi faremo il nome tuo, che fregno, dai. Ma come dice Federico, non ero, come dice giustamente Federico, non ero iscritto in SIAE. Invece le ultime, queste che vi sto dicendo, le abbiamo un po' introdotte nello spettacolo con Federico, alcune cavolate. Io disturbo tre volte Federico con delle poesie demenziali, con queste qui che sono delle start-up finte, ovviamente, e un'altra, e poi con quelle freddure che Federico ha, proprio quei foglietti che ho io, che la dico e la butto, le dico baci Perugina, Giovanni, baci Perugina, tipo aggiungi baci un posto a tavola, ci vuole veramente. Ti piacciono i rosticini, Massilia? Prego, di direi. Ce, okay, ce l'hai una freddura? Offre Giovanni. Cioè, no, fa la lista, ce l'hai una freddura sugli arrosticini? No, sugli arrosticini non ce l'ho. Ah, allora devi cominciarci a pensare. Però devo dire io una cosa, che una notte tornavo da un locale, erano le 3:30, le 4. E c'era tutto chiuso tranne un piccolo, no, una gelateria a Montesilvano. Io sono entrato, mi giro, c'era lui seduto che, con un gelato enorme. Te lo ricordi, Massimiliano? No. Come non te lo ricordi? Quest'estate a Montesilvano, che sono entrato in gelateria, era tutto chiuso, c'eri tu con la tua fidanzata che mangiavi il gelato. Non mi ricordo del gelato, no? Che non mi ricordo dell'incontro, non mi ricordo del gelato. Questo gelato enorme, io lo prendo sempre enorme, quindi magari per me era normale, per te no. Va bene, allora facci Massimiliano il tuo saluto con il finale. Io resto in chat, dai. Va bene, allora, nonostante io vi saluti, paradossalmente io resto in chat. Grazie. Mary, vai tu con il giro. Io mi sono divertita e rilassata questa sera perché ho visto persone che non vedevo da tantissimo tempo. Mi sta facendo un sacco di sorprese questa chat, però ci mancano dei passaggi, piano piano ci arriveremo. Mi sa che il serpentone continua a girare, poi arriverà anche alla poesiola della buonanotte, giusto? Bruno l'ha scritta? O l'ha pucciata nel latte? No, ho preparato qualcosina, dai. Allora vediamo, intanto comincia a preparare, vai, prepara Bruno. Io resto in chat e fate voi. È pronta? Allora, questa la dedico a tutti quelli come me che, corteggiando qualche ragazza, talvolta ci prendono la martellata sui denti. E quindi quando ti rispondono ti vedo solo come amico, hai perso ogni speranza. Come calamite. Mi attrai ma sei sfuggente, purtroppo non posso farci niente. Ad ogni mio invito c'è un rifiuto, non so a chi devo chiedere aiuto. Sei diffidente e forse hai ragione, mi sono comportato da marpione. Ma alla fine anche io ho capito che non vuoi da me nulla di proibito. Magari, perché no, un'amicizia sincera, sana, priva di malizia. Sai che faccio? Cambio atteggiamento, la gentilezza prende il sopravvento. Come calamita prova ad attirarti, poli invertiti è il gioco delle parti. Gli opposti che si accoppiano siamo noi, diversamente uguali, amici, se tu vuoi. Come calamita. Come quasi zen. Mamma mia. Namaste. Chissà chi arriva una volta. Chissà chi oggi ti vedi che primavera. È tutto uno trucco. Tutto uno trucco. Hai capito? Solo io ti posso sgamare. Ti vedo come amico. È partito, quindi. Solo io lui ti sgamo, lupo. Lupo, solo io ti sgamo. Ragazzi, un bacione grande. Io vado a dormire, resto in chat e bisognerò questa notte, sperando di fare sogni erotici. Senti, senti quello che ride. E scrivo appunto oggi, data 20-21 aprile, Giovanni, la cena. 22 ormai è 22. Oggi è il giorno della Terra, the half day. Il microfono. Segniamo il microfono a Bruno, va. Ok, fatto. Fatto. Buonanotte a tutti, ragazzi, ci vediamo domani. Buonanotte, Mauro. Ciao. Che buonanotte. È contagiosa questa risata, Bruno. E l'abbiamo dovuto chiudere, se no sopprime gli altri. Ma no.
Alessio, ma secondo te perché sta ridendo? Vi siete chattati qualcosa di segreto? Eccoli, ma vanno via tutte e due, è finito. Buttali fuori, va. Si vanno a schiantare da ridere. Clinto, pensaci tu. Oddio. Colgo l'occasione per salutare tutti i nostri chat. Toglietemi dalla chat interna. Ragazzi, tocca a me per i saluti. Guaranà, ricomponiti. Allora, io sono molto contento di questa serata, è stata una delle puntate a mio avviso più, più belle e più divertenti. E è sempre bello rivedere tante persone che si conoscono e anche che non si conoscono e che si hanno l'occasione di conoscere in questo contesto. Un grande bacio a tutti, io resto in chat. Ciao. Ciao. Chi vuole la parola? Se riesce a parlare Alessio. Posso parlare Alessio, mi prego. Dai, dai. Allora, stupido. Dai, leggo un aforisma, come solo che... Allora, bisogna fare della propria vita come si fa un'opera d'arte. Bisogna che la vita di un uomo di intelletto sia opera di lui. Gabriele D'Annunzio. Amici, io resto in chat, è sempre un piacere essere con voi. Ora puoi ridere. Che non posso fare. Linda, palleggiate tu e Paolo, poi diamo la parola a Giovanni e a Pino. Il ladrone, il ladrone. Oh signor, vabbè, allora io invece vi saluto e vi condivido una foto che ho scattato l'anno scorso, perché questo è stato un momento bellissimo, con questo doppio arcobaleno che purtroppo non si vede in foto, però ce n'erano due, uno sopra l'altro. Oh, stupendo. Bella. Quindi questo è per me il miglior augurio, perché insomma dall'antichità l'arcobaleno è la parola di Dio che ci sta vicino, quindi nel senso di buon auspicio, di buon auspicio per tutti noi e per Pescara soprattutto. Ecco qui, quindi io resto in chat e vi auguro una buona notte. Mancano Paolo, Pino e Giovanni. E Roberto. Ecco. Roberto. Scusami Roberto, qui qua è il paperino. Ok. Roberto, dai. Per me. Sorry. Vai Robby, vai. Allora, avevamo detto stasera di fare un'ora e mezza di diretta, siamo arrivati a due ore come ogni sera e non vale, ecco. Oh. Dai. Oh. Vabbè, però la puntata è stata bella, dai. È stata bella, sì, mo' io devo dormire perché io resto in chat e voi no, ciao. Allora, proseguo nel dire che la serata, cioè, è andata liscia, è andata bella, tranne purtroppo quella piccola lacrimuccia che ci ha fatto scappare Marco Papa, vabbè, comunque ci sta, dai Marco, ce la prendiamo quella lacrimuccia. Però adesso torniamo a quello che è la nostra trasmissione, no Covid, no lacrime, cerchiamo di tirare su un po' tutti da questo periodo e quindi noi ci siamo tutte le sere, 22:30, io resto in chat. Pino, Giovanni. Allora... 32esima puntata, è nato tutto per scherzo, così, con una telefonata di Bruno, una telefonata a Paolo, un appino, che fa? Ci vediamo in chat, da lì l'idea di andare in diretta e poi tutto questo, quindi è l'idea che fa il cambiamento, ricordatelo, è una buona idea che può cambiare il mondo. E io concludo con una frase stupenda che secondo me riassume tutta la puntata. Tutto sta cambiando, la gente prende sul serio gli umoristi e per scherzo i politici. Will Rogers, io resto in chat. Ciao. Bella Marrocca. Allora, per la prima volta sono entrato tardi, troppo tardi, così tardi che superata la mezzanotte
credevo che la trasmissione fosse finita e che voi eravate fuori onda, quindi come sono entrato senza luci accese, tranquillamente così, mi mancava la sigaretta anche se non fumo, e quindi mi sono accorto solo 5 minuti fa che voi non è che c'eravate, ci stavate facendo, e mi sono accorto che eravamo ancora in diretta, quindi più di questo, più naturalezza di questo non potevate avere da parte vostra e da parte mia, quindi io sono contento, io resto in chat naturalmente, vi rimando a domani, buonanotte a tutti, grazie. Abbiamo finito anche per stasera. Sigla? Di sì, sigla. Sigla. Oh, a dove stai? Mannaggia la marrocca, ma come devo fare io con voi? Dove va mai la sigla? Giova, dove stai? Vai, vai. La